La card review numero 3, sempre per l'Accademia di Scholomance, qua in Dojo. Abbiamo appena visto la nuova leggendaria B-Class, che è stata rilasciata oggi, fresca fresca di giornata, sullo stream di Thais, è un giocatore olandese, strafamoso in community. Jandish Barov, 5 mana 2-1, Battlecry, evoca due random minion dal costo di 5 mana, ok? Due random minion dal costo di 5 mana, e poi praticamente ti vengono messi a schermo entrambi e scegli quale dei due. Quando subisce danno, muore. Ok? Cioè uno dei due, appena subisce danno, che sia il ping dell'hero power del mage, che sia un attacco con l'arma, che sia un attacco di un 1-1, prende, puff, e sparisce. Va bene? Quindi è un 5 mana 2-1, prende, tira a summon a due random minion dal costo di 5 mana, e su quei due random minion di 5 mana tu hai la scelta su quale rendere tipo un'ombra. Chiamiamola così, un'ombra, non lo so, segretamente, ovviamente l'oppo non lo sa, non c'è un effetto grafico, è l'oppo che deve comprendere quali dei due che tu hai scelto sparirà dopo aver subito danno. Ok, ciao Frigorifero, ciao a tutti raga. Iniziamo qua con la card review numero 3, parliamo di questa leggendaria, è per Rogue e per Mage. Vabbè, per quello che riguarda le stats line, la leggendaria è forte, è un 5 mana 2-1, presupponiamo il fatto che magari ci riesca a dare un minion abbastanza in EV, anche che ci dà un 5-5, verrebbe, cioè una carta 5 mana, 2 che è un 2-1, che ti evoca un 5-5, verrebbe giocata? Forse no, non è detto. Però il fatto che ti evochi il secondo minion aiuta, perché quel secondo minion obbligherà l'avversario almeno a tirarci sopra un hero power nel caso in cui fosse un mage, no? O a tirarci sopra una daggerata e prendere del danno nel caso in cui fosse un rogue. Grazie a Percy, 37 mesi. Bella Vic, sempre in dojo, vedo, grazie per il supporto. I Divine Shield sono quasi cheat se ti escono, visto che comunque devi farli due volte danno, assolutamente. Quindi quelli con... Esatto, le carte con Divine Shield sono incazzate. Potrebbe uscire lei stessa da lei, potrebbe. Nuova carta Vic. Possiamo andare a vedere anche la nuova carta, uscita proprio adesso, adesso, adesso. Mi fate interrompere la review, fatemi vedere. La vado a cercare. Earthpawn, faccio in fretta. Cairn è ancora in standard, Cairn costa 6 mana. La nuova carta esce fra... Ah, è rivelata. Nuova carta rivelata. Andiamo a vedere cos'è. Non lo so. Non è stata ancora caricata su Earthbound. Quando è disponibile lasciatemi il link. Ok, raghi. Andiamo avanti a parlare. Allora, quello che diceva Tides, che è giusto, dice ci possono anche essere dei minion 5 mana, tipo l'Abomination. 5 mana 4-4 taunt che quando muore fa due danni a tutta la board, compresa gli eroi. Ci può essere l'Huaxxadrede. Comunque ci possono essere dei minion con detrattolo Divine Shield che trasformi in questa ombra che quando subisce danno poppa e può essere utilizzata così. Allora andiamo a vedere poi anche le interazioni eventualmente con alcune carte di classe. Allora, Jandish Barov è un 5 mana ed è amico sicuramente, ed è amica sicuramente del Conjurer Call. Quindi tu puoi avere, puoi giocare un deck, puoi metterla in un Highlander Mage, runnare, tornare a runnare la spell a 4 mana, Twin Spell, distruggi un minion e risammolano. L'avversario è obbligato a rimuoverti l'ombra. Magari Jandish resta su board, ci giochi sopra il tuo Conjurer Call, fai valore in questo modo, proccando la 2-1, che rimane comunque un minion a 5 mana. Con Khadgar scomba, ovviamente con Khadgar scomba. In Rogue può essere giocata questa Jandish Barov, si può giocare sopra anche Shadow Step volendo. Prendi, la giochi a 5 mana, summoni due minion, ci giochi sopra uno Shadow Step, te la riprendi in mano, la rigiochi. Cioè, può essere giocata anche in Rogue. Non solo, in Rogue ci sono i Lacquè. Quindi se tu ci pensi, pensi che lei evoca due minion, uno dei due minion quando subisce danno poppa, cioè muore, non è un problema, ti avanza un mana, ci giochi sopra il Lacquè che ti trasforma il minion in uno di un costo superiore, gli togli l'evento, gli togli, come si dice, gli togli l'effetto che muore se subisce danno, e va bene così, cioè la carta può essere, grazie Libra, la carta può essere manipolata. Ah, una nuova leggendaria. La Madonna! E chi sei? Gesù! Madonna santa, ma questa è la bestia del Deus. Keymaster, mo lo carico. Ma chi sei, oh? Ma ti si pazzo? Ma vabbè, dai. Ma cos'è, oh? Ma va là, oh. Ma tu ti sei bevuto il pippero di Santo Luciano. Mo ve la faccio vedere. Me la carico.
Poi parliamo ancora di Jandish. Però ve la faccio vedere subito la nuova carta. È uscita adesso. È uscita adesso. Il Keymaster. Ok. Sfoglio. Adesso è proprio uscito. Eccolo qua. Ma questo chi è? Neutrale. Keymaster Alabaster. Alla faccia Ducazze. Leggendaria, 7 mana 6-8. Entra DV0. Ogni qualvolta il tuo avversario pesca una carta, aggiungi una copia alla tua mano che costa 1. Ma chi è, oh? Ma chi sei, oh? Se, vabbè, con questo qua ci fai le combo. Con tentacolicchie. Pensate se ci fosse ancora Cold Light Oracle. Impazziti la Blizzard. Questo costa. Meno male che è un 7 mana che non può uscire da Power of Creation. Se fosse ancora la carta del Mage che fa pescare entrambi di due sarebbe forte. Vedendola così non mi piace particolarmente. Bello bello. Questo è il padre di quel maghetto che... No raga, questo qua... Poi posso dire una roba. Questo qua secondo me si gioca in qualsiasi deck control. Non lo so adesso... Raga, sapete perché è forte? Questo qua è un 7 mana 6-8 che entra DV0 lo metti giù. L'avversario inizia il turno, pesca una carta. Una carta la pesca, giusto l'avversario? Una carta la pescherà. Pesca una carta, te la dà anche a te e costa un mana. Metti caso che l'avversario pesca Galakrond. Metti che l'avversario pesca, che ne so, Tyrion. Metti che la... Cioè, comunque una carta l'avversario la pesca. Non la giocherei, non la gio... ma la giocherei ovunque sto coso. Ma ovunque no, non è che la giochi in aggro, cioè... Magari non la giochi in combo deck, però in un Highlander è forte. Non c'ha il taunt, ok? Cioè, non è un 7 mana 5-5, 7 mana 6-8, abbastanza gozzo. Keymaster più coin più glide. Keymaster più coin più glide. Questa coin glide. Forte. Sì, ma dai, lo stesso. Sì, ma è lo stesso slot di Siamat. Ma non giochi Siamat, giochi sto qua. Grazie a chi sta followando. Siete in un po'. Gege, Davide Simbari, Checco, Cassasterio, Dario Rov 04. Ciao Max Power. Su questa carta, raga, non ci sono molte informazioni. È appena uscita. Fatemi andare a vedere Earthpawn. Se c'è qualche commento. Eccola qua. È uscita anche su Earthpawn. Vediamo cosa dice la gente. Nessun commento ancora. Sta incazzato. Cioè, è un. Praticamente si può, raga, si può leggere così. È un 7 mana 6-8 Battlecry. Pesca, cioè, copia una carta dal deck dell'avversario e mandala a mano. Cioè, è un po' così. 7 mana 6-8. Non ti pesca una carta dal tuo deck. Pesca una carta dal deck dell'avversario e mandala a mano. Giusto? Così. Metti che l'avversario ha l'arma neutrale che ti fa scegliere se tenerla o metterla alla fine del mazzo. Ok, se metti caso che l'avversario è l'arma neutrale, la sfera della sapienza, cosa cambia? Cambia che si modifica il suo top deck e fa in modo di darti una carta un po' meno forte. Grazie a Modex, sesto mese, bentornato in dojo. Ti metto sotto anche un po' di sotto, metto anche un filo di sottofondo musicale, guarda. Metto un filo di sottofondo musicale erstoniano per questa review, ok? Arrivo subito. Te la lascio qua in schermo. Le carte neutrali in questa... In questa espansione sembrano più forti le carte leggendarie neutrali. In questa espansione sembrano più forti delle carte leggendarie di classe. Arrivo, raga. Vi metto sulla musica, arrivo. Salta l'annuncio. Eccoci qua. Mettiamo su una canzone un po' più gozza. Ok. Cosa ne pensi del power level dell'espansione? È alto. Come ogni volta guardi un'espansione è sempre alto. Beh, comunque, raga, sul Keymaster Alabaster non c'è molto da. Non, cioè, non lo so, non ha molto da aggiungere. Non l'ho studiata come carta, non me la sono preparata. È freschissima. 7 mana neutrale. Entra DV0. Ha come se avesse un Battlecry che ci dà una carta del deck dell'avversario. E costa un mana. La carta del deck dell'avversario. Whenever your opponent draw a cards. Ci vorrebbero delle carte che forzano la pescata dell'avversario, stile Cold Light Oracle. Boh. Ti permette di fare combo assurdo occasionale. Prestandoci su HS queste carte così a caso, così passive, alla fine si rivelano poco solide. Secondo me preferisci avere una carta che ti avvicina alla tua win condition, dice Matteo. Ci sta. Ci sta. Bisogna sfruttarle in qualche modo. Bisogna sfruttarle in qualche modo.
C'è da dire che l'8 di salute la rende giocabile, sì. C'è da dire che è da rimuovere un pezzo, è un osso duro. Boh, raga, io onestamente il Keybuster alla Master, allora, vederlo così ovvio che impressiona, però boh, sembra più una carta da Highlander deck. Va a contestare quello slot, come avete detto anche voi, che è di Siamat. Preferisci giocare Siamat o preferisci giocare Keymaster alla Buster? Magari lo vuoi giocare il Keymaster alla Buster, lo vuoi giocare in un Priest? In un rogue, cioè lo vuoi giocare in quelle classi che riescono a sfruttare con meccanica Bargol in qualche modo i minion dell'avversario, perché tipo il Keymaster alla Buster, pensandoci, se lo giochi in un Resurrect Priest, te lo slammi giù comunque di braccio e poi dopo ti torna dalla Master Resurrection, da Master Resurrection torna un po' ripoppato, è un threat grosso, l'avversario lo deve contestare. Lui la sua carta ha un mana, la sua carta di costo 1 la fa sempre. Perché quando tu lo giochi l'avversario non ci può interagire, a meno che non abbia, boh, nulla, non lo so, per interagirci durante il tuo turno non può avere nulla, quindi lui la sua carta di valore la fa sempre, il valore è assicurato. Se l'avversario non la rimuove ti fa vincere la partita, perché se l'avversario non rimuove il Keymaster alla Buster tu vinci la partita. Modo per far pescare oppo c'è il Glide. C'è Glide. Non ha taunt e non risolve board, T7 non lo giochi mai. A me piace come carta, eh. A me piace. A me piace come carta, a me piace in Mage Highlander. Poi altri utilizzi non lo so. Non penso che lo voglia giocare l'Highlander Hunter. Non vedo per quale motivo lo debba giocare il Rogue. Il Galakrond Rogue, non vedo per quale motivo lo debba giocare. Non capisco, non vedo un motivo per cui lo dovrebbe giocare un... non lo so, un deck aggressivo, un deck midrange, sembra proprio una carta da Highlander, sembra una carta da Highlander deck, magari Highlander Priest lo può pensare di utilizzarlo, però principalmente io lo vedo in Highlander Mage. Allora, detto questo, noi non abbiamo visto tutte le carte rilasciate fino adesso per Scholomance. Se ci saranno delle carte che vanno a forzare la pescata sull'avversario, allora, il Keymaster alla Buster potrà sicuramente dire qualcosa in più. È ovvio che se domani rilasciano una carta per Mage, spendi un mana, fai pescare, che ne so, tre carte all'avversario, pesca tre carte te, allora il Keymaster alla Buster lo giochi in combo e diventa forte. Però, adesso come adesso, boh, non lo so. All around è un minion, ok, cioè io apprezzo il fatto che comunque non entri a DV negativa la carta. Apprezzo il fatto che sia un 7 mana 6-8, 6 più 8 14, 14 diviso 2 7 e quindi entra DV 0. Entra DV 0, la carta che ti dà del deck dell'avversario non vale 2 punti in EV perché non è una carta del tuo deck, è una carta generata ex novo, io gli do 1,5 punti. Considerando il fatto che una carta del deck dell'avversario ci possono essere delle situazioni in cui questa carta ti airolla e quindi ti va a spezzare il game perché ti prende Hero Card, perché ti prende, che ne so, Kalegos, ti prende Galakrond, ti prende, cioè qualcosa di veramente buono. E sono situazioni in cui questa carta ti whiffa, ti prende semplicemente un, che ne so io, un Soulfire. Cioè sta carta, raga, il Keymaster alla Buster, quando tu ce l'hai nel deck e stai giocando contro un deck simil Zulok, non ti serve a niente, perché dopo che ti dà il nuovo uovo a un mana, dici sì, vabbè, ho giocato un legno, non ha taunt, sono fermo, non mi serve un cazzo. Quando lo giochi contro Demon Hunter e ti dà Twin Slice, dici vabbè, sti cazzi, non mi è servito a niente. Quindi sarebbe un pochettino da manipolare, cioè ha bisogno di un po' di spinta al Keymaster alla Buster. L'effetto è molto suggestivo, l'effetto è molto forte, lo sviluppa sempre. È una di quelle carte, come ho detto, come dico spesso, in stile Taurician, in stile Isera, che se vengono rilasciate se vengono lasciate su board per più turni ti permettono di vincere la partita perché ha la capacità di esprimere un valore elastico. Ci sono delle carte, raga, dovete capire, ci sono delle carte che sono fatte finite. Ci sono delle carte invece che hanno capacità di esprimere più valore più passa il tempo. Quindi tu prendi il Lacquè che fa 2 danni e un mana 1-1 che fa 2 danni. Finito. Poi il massimo può andare faccia per 5 turni di fila e far 5 danni, ma quello è un discorso differente. Mentre invece sono delle carte che se restano su board accumulano in continuazione valore, no? Tera, Taurician. Potete nominarle voi, se volete nominarne altre. Sono le carte che hanno end of turn effetto. In questo caso, ogni qualvolta l'avversario pesca una carta. È una neutrale. È una carta neutrale. Per me il disegno è molto figo. Il concetto è molto figo. È una carta da late stage, costa 7 mana.
non rientra nel pool, grazie a Dio, di... come si chiama? Della spell del mage che ti procca 2 minion dal costo di 6 mana. Hanno fatto attenzione a questa cosa in Blizzard, hanno fatto bene. Salve, Doge. Chiedo mille per questa domanda. Ciao Allen, ho abbandonato Hearthstone verso fine quarantena. Questa espansione può risollevare il game a conti fatti. È interessante tanto dover ritornare sul gioco. Ma ragazzi, Allen, alla fine della fiera Hearthstone vive un momento felice nelle 2 o 3 settimane del rilascio della nuova espansione. Quando un'espansione viene rilasciata è sempre bello giocare a Hearthstone perché non si conoscono i deck, perché sei in scimmia, ti guardi le live, hai capito? Eccetera, eccetera, eccetera. Poi, per il resto, dopo quando passa un mese, in genere cosa succede? Succede che il deck, cioè, vengono fuori dei 1, 2 o 3 deck in meta che sono particolarmente forti, come è stato quando è uscito il Demon Hunter. A parte che questa espansione non ce la siamo neanche molto goduta, la rotazione perché è uscito il Demon Hunter, si siamo messi subito a giocare aggro Demon Hunter dopo 2-3 giorni e basta, quello è stato giocato all'infinito perché era il deck che ti faceva ladderare, quindi non è che è stato un gran piacere. Poi sono le volte in cui esce un'espansione, le cose restano un attimo in dubbio per un po' di tempo e è un cazzo, e quindi in quel periodo lì, in quel momento lì è bello giocare. Su questa espansione io... sono contento per le carte, ma ho le mie preoccupazioni, le mie riserve, perché secondo me, avendo tante carte, con un effetto nuovo, perché sono tante carte che hanno un effetto nuovo particolarmente forte, c'è alta possibilità che la gente, deck builder competenti, giocatori professionisti, si mettano ad exploitarle, no? Torniamo un attimo indietro, lasciamo qua il Keymaster alla Buster, l'abbiamo visto un po', ne abbiamo parlato, questa carta... Mi aspetto di vedere supporto al Keymaster alla Buster nelle prossime carte rilasciate, raga. Mi aspetto di vedere qualcosa che gli dia una mano. Non è una carta di classe. Non è una carta di classe, quindi in teoria le neutrali sono carte che tu inserisci nel tuo deck come aggiunta, ma non dovrebbero andare a far da struttura, ok? Non dovrebbero andare a far da struttura. Le winning condition vere... Le carte, cioè poi è successo, perché poi uno mi dice: ah, però allora il cubo è una carta neutrale. Ti dico: sì, per carità, il cubo è una carta neutrale. Ha sporato Q-Block ed è una delle winning condition del deck insieme all'elmo. Il Keymaster alle Buster non è che ci build un deck intorno. Mi sembra principalmente, raga, una carta da Highlander. Mi sembra una carta da Highlander e eventualmente Highlander Mage o Highlander Priest. Altri utilizzi non ne vedo. Altri utilizzi non ne vedo. In control contro control ti dà molto value, secondo me. Sì, molto forte. In control contro control è forte. Magari tu preferisci. Raga, quando giochi contro un Highlander Hunter o un deck un filo aggressivo, preferisci avere Siamat, perché così c'è il 6-6 con Rush Divine Shield che ti fa il clear e ti prende iniziativa. Magari se stai giocando contro il Priest, o stai giocando contro Highlander. Soprattutto contro Highlander Mage, più che Priest, perché Priest ti slamma sopra una Shadow War Death e questo salta in aria. Giochi sta carta, è forte, cioè nel senso, quando la vedo dico sì, ok, è una buona carta, è forte quello che vuoi, ma poi in realtà, raga, sta carta sta su board un turno, ti dà una carta a random del deck dell'avversario, puoi beccare una mezza ciofeca, hai speso 7 mana, quello ci gioca sopra Shadow War Death, spende 2 mana e ciao grazie. O la manipoli oppure Suki. È ovvio che se riuscissi a far pescare 3 carte all'avversario... quando giochi sta carta, ok, faremo altri discorsi. Dici 3 carte a un mana sono tanta roba. Però una carta random a un mana del deck dell'avversario non è proprio il massimo. Probabilmente l'utilizzo di questa carta sarà limitato. Torniamo sulla leggendaria che ha fatto vedere Thais, Jahndish Barov. Ne stiamo parlando di lei. Questa carta invece è diverso il discorso. È una leggendaria di classe, Mage Rogue. Questa è per baitare i casual, carte ingiocabili, in HS e Emil non esistono più. Se Glide costa 7 mana sarebbe Poggers, ma Glide ne costa 4. Io penso questo, sai cosa, Davide? Penso che Glide magari prima fosse a 3 mana. Ho letto nei commenti che il Team 5 l'ha nerfata 2 volte e evidentemente l'hanno messa a 4 mana perché in combo con sta leggendaria poteva fare un po' di danni. Però, vi ripeto, anche se Glide fosse a 3 mana non è detto che andreste a giocare con 7 mana nel deck, in Demon Hunter. Non è assolutamente scritto da nessuna parte. È figa, cioè è figa da vedere, è figo il disegno, poi si vedrà. Rientra comunque nel pool delle leggendarie possibili, quindi le carte che ti spawnano leggendarie, tipo Lands of Nalarra, se non sbaglio il nome, che è la...
L'arma dello sciamano, eventualmente random leggendario. Se ti viene data come random leggendario, random spawn a settimana quella carta, sei più che contento, eh. Sei più che contento. Cioè, quando tu prendi, cioè, quella carta andrà a rompere i coglioni di brutto quando tu giochi l'H su un 6 mana drop e ti spona quel 7 mana drop. Ecco, lì ti incazzi come una bestia, perché è un 7 mana 6-8, è duro come il marmo da tirare giù, è un incubo. E in più ti fa valore alla fine del turno, capite? Cioè, quella carta la vuoi tirare fuori dall'evolve, dagli effetti evolve in shaman, la vuoi tirare fuori dai lacchè in rogue che ti danno l'evoluzione sul singolo minion. Ciao, Rekuz. Cosa fa Jandish? Ne stiamo parlando prima, è un 5 mana 2-1 che di Battlecry ti evoca due minion da 5 mana, ok? Quindi tu vedila come un 5 mana drop, 2-1, che ti evoca due minion random dal costo di 5 mana. Uno di quei due minion, scelti da te in modo segreto, quando prende danno, muore. Ok? Muore. Perché sta carta per me è molto interessante? Questa carta è molto interessante perché inserisce una meccanica nuova in Hearthstone, che è quella del Secret Lee. Cioè, non è proprio completamente nuova, però è un precedente importante sul fatto che questa leggendaria prende e dice: sponi due minion a 5 mana, poi ti restano a schermo, abbiamo visto il video, e uno dei due, devi decidere tu quale dei due, quando subisce danno, muore. Tu lo vedi con un'animazione particolare, lo vedi tipo con un alone celeste, l'avversario no, l'avversario lo vede normale. Quindi si crea, come ha detto prima Tai, si creano queste situazioni di sottogiochi all'interno della partita che sono molto challenging e secondo me sono molto fresh per un gioco di carte, capito? Sono questi mind game, cioè dici, avrà messo che quando prende il danno poppa la 5-5 o la 4-4, cioè, e fa il bait, no? Ci puoi fare dei bei trick. Non solo. In Rogue ci puoi giocare sopra Shadow Step. In Rogue ci puoi giocare il lacchè che la trasforma e gli dà l'evolve di 1. Perché, raga, cioè tu Jandish. Pensate a Jandish Barrow in Rogue. Pensate. Hai 6 mana. Hai 6 mana. La giochi. Giochi il lacchè che trasforma un minion. Te lo rende random dal costo di un mana superiore. Giochi il lacchè su di lei che è una 2-1. Fai un turno della Madonna, perché ti ritrovi un 6 mana drop, un 5 mana drop e un 5 mana drop che poppa quando prende danno. È una power play della Madonna. Nello stesso modo, in Highlander Mage, o in un Mage che gioca Conjurer Call, puoi tranquillamente fare 9 mana, giochi Jandish Barrow, evochi due minion a 5 mana random di cui uno poppa se subisce danno, Conjurer Calling. Rompi la 2-1 ed evochi due minion a 5 mana random. È una giocata molto forte. Hai anche la leggendaria 2 mana 2-2 che ti raddoppia l'effetto. È figa. Allora, Jandish Barrow, secondo me, ci sono dei pull a 5 mana molto interessanti, soprattutto tra i nuovi. Tra i nuovi. Andiamo a vedere. Potremmo andare a vedere qualche minion a 5 mana. Se ci fosse ancora Leeroy, sarebbe un incubo. Se ci fosse ancora Azilliax, sarebbe un incubo. È una Ghiglin Inventor più forte? Sì, è leggendaria. C'è il Totem Goliath, figo. È vero, c'è il Totem Goliath, è incazzato. Quello se ti salta fuori. Nel senso, è una buona carta, raga. Allora, Jandish Barrow, io sono d'accordo con Tides. È una bella carta. Dove la giocherei? Beh, sicuramente non la gioco in Cyclone Mage. Sicuramente non la gioco in Tempo Mage. Sicuramente non la gioco in Secret Mage. Jandish Barrow quasi sicuramente la penso di giocare in Highlander Mage, se riesce a fare il taglio, perché comunque lo slot a 5 mana di Highlander Mage è abbastanza contestato. Tutte le carte buone così singole le butti dentro Highlander Mage. Adesso l'Highlander Rhino a 5 mana gioca Maligos, aspetto del magico e non lo tagli. Rolling Fireball, Rusted Rider che è il 5 mana 5-8 taunt che perde i 4 punti d'attacco, prende il più 4 d'attacco sul Battlecry. Altre carte che gioca a 5 mana eventualmente. Niente, soltanto queste. Ok, non gioca tantissime carte l'Highlander, quindi probabilmente vai a tagliare il Rider, il 5 mana 1-8 taunt con Rush che prende più 4 d'attacco sul singolo target e giochi la Jandish Barrow per essere un filo più aggressivo. Se vai a giocare Jandish Barrow in Highlander, secondo me inserisci sempre Conjurer Calling perché vuoi prenderci valore, vuoi sfruttarla al 100%. Non solo, Conjurer Call lo puoi tirare anche sopra il minion a 5 mana, eh.
glielo tiri, lo poppi, non è più un'ombra, te ne evoca altri due random minion a 5 mana, va bene. Jandish Baro dà supporto al Khadgar, eventualmente, quindi... Bah, magari Cyclone Mage, visto che giochi il Khadgar, se giochi Mirror Image... Puoi scegliere di slammarlo dentro, non lo so. Un Summon Mage, giochi il nuovo segreto del Mage, cioè il nuovo segreto del Mage che ti spawna un minion a random a 4 mana quando l'avversario gioca una magia, giochi il Khadgar, giochi Jandish, non lo so, è un'altra tipologia di deck. Grazie a Iguans per il follow, benvenuto. È una bella carta. Il detrattor di quella che muore si colpita proccolo. Ovviamente sì, lo diceva anche Tides, quindi procca tipo il Waxadred. Progga l'Abomination. Guardate ragazzi, andiamo a vedere il pool dei drop a 5 mana in Hearthstone. Apro il gioco e cambio un attimo la scena. Andiamo a vedere i 5 mana drop per vedere effettivamente cosa ci può dare, quali sono le carte migliori. Ok? Facciamo un'analisi approfondita di questa leggendaria. Ma quindi non spona solo quelli di classe, anche di altre? Assolutamente sì, anche di altre. Allora. Tanti drop a 5 mana sono buoni. Allora, ci può dare un random drop a 5 mana. Vanno bene. Dà anche le carte di classe, no? Nuovi già quello del totem che è il Tuzad, il 4-4 Rush, Frost Whisper che fanno danno e tot aggiuntivi. La roba c'è. Naga Sandwich, sono tanti legni, c'è tanti legni, sono tanti minion che hanno Battlecry, quindi vengono giù e non fanno niente. Non hai mai giocato Demon Hunter? No, pochissimo. Piace questo. Piace questo. Tanti 5 mana 5-5. Qualche 5 mana de merda c'è. Cioè. Waxadred. 5 mana sarebbe da vedere. Vediamo così, Detrattol. A 5 mana, vediamo cosa c'è. Chronobreaker, Convincing Infiltrator. From your death to Battlecry. Ok, Waxadred è forte. Guadagna armatura pari l'attacco, ci sta. L'Abomination. Ah! Alar, grosso. Chromatic Egg morto, Recurring Villain, questo c'è. Un Rush. A 5 mana. Crystal Stago, Aesir Surger, Bazaar Magger, Faceless Corruptor, Rusted Rider. Ma non è che il pool a 5 mana sia proprio divino, raga. Ci sono i Desert Obelisk, ok. Non è che ci sia proprio sto pool clamoroso. Divine Shield. Dalaran Crusader sarà uno dei migliori minion a 5 mana che ti può dare quella leggendaria. Con Divine Shield, questo tanta roba. In Shaman a 5. Bisogna vedere anche le carte nuove, eh. C'è il Cumulus Maximus, c'è il Bandermosh. Earth Elemental è un'altra delle carte migliori che può uscire. Shattered Rumble non prende l'effetto. Danno assorbito da Divine Shield non fa morire il minion, giusto? No, non fa morire il minion. Questa non è una gran bella bestia. La Azerite Elemental ci sta dentro. Abo è interessante. Questo qua è forte. Gurubashi Berserker, Fen Creeper. Platebreaker, sta carta? Mai vista una volta evocata. Se si gioca Arena, invece sicuramente qualcuno lo picca, però mai visto giocato.
Spiteful Smith, Trangleton Tiger, tanta roba, forte. Wasteland Assassin, fortissimo. Va bene, questo è il pool. Tanti 5 mana 3-3. Vabbè, bisogna andare a vedere la mediana. Comunque una carta solida dovrebbe trovare spazio principalmente in Highlander Mage. Non dovrebbe andare a spawnare nuove tipologie di deck, a mio avviso. Grazie nel frattempo a... Sono io, Alezamai, Demanga e Vampirotto per il follow. Andiamo a vedere altre carte, sempre in questa recensione numero 3 qua, in Dojo. Ne abbiamo fatte sì, già la terza, raga. Già la terza. Andiamo a vedere un altro. Su Jandish non penso che ci sia altro da aggiungere. Non è quella carta che ti va a spawnare un deck, però è un'ottima aggiunta, eventualmente. Io non lo so, cioè, lo spawn dei Minion. Sembra più una carta, cioè, questa sarebbe stata una carta che avrebbe fatto i macelli nell'Hearthstone di una volta, invece in questo Hearthstone non è che sia una carta esageratissima. Magari non viene neanche giocata in Highlander Mage. In Stealth Rogue, due drop a 5 insieme, tutto il casino che riesce a fare già mi piace. Può darsi. Magari viene giocata. Perché comunque l'effetto mette tante statistiche su board. Mettendo tante statistiche su board, magari vuole essere giocato in un deck che ha la capacità di mantenere iniziativa, di venire su board bene, gioca per tempo. Quindi un aggro rogue, un deck abbastanza aggressivo rogue che vuole sustain, gioca Jandish Barov, per carità. Prossima carta che andiamo a vedere, torniamo un attimo indietro. Grazie nel frattempo per la resub. Bella Vic, un saluto. Grazie alla Fayette per i 43. Bentornati in dojo. Con Khadgar in combo può essere interessante. Bisogna vedere quale supporto gli daranno a sta carta. Anche con il Conjurer Calling può essere interessante. Allora, la prossima carta che andiamo a vedere, eravamo arrivati qua. La Steel Dancer, 4 mana, 4-4, Battlecry, evoca un random minion con costo uguale all'attacco della tua arma. Steel Dancer è una biclasse, Rogue Warrior, e entra de B0. Questa carta la gente non è che l'abbia ratata particolarmente alta, ma a me piace, secondo me è più che dignitosa la Steel Dancer, fa sempre B positiva. Non vuole essere giocata secondo me in rogue, ma dà tanto sustain eventualmente a un deck warrior che gioca armi. Oltretutto la nuova leggendaria, come si chiama? Provarlo. Questa. La faccio vedere subito. Il dottor Krasinov dal buff all'arma. C'è questo leitmotiv per quello che riguarda warrior. Buffare le armi, quindi c'è il dottor Krasten, quindi il warrior, lo steel dancer in questo momento si può inserire principalmente come lista, secondo me. Il rogue niente, perché non penso che il rogue decida di giocare tutto d'un tratto Deadly Poison per prendere valore dalla steel dancer. Penso che voglia essere giocata la Steel Dancer oggi come oggi, a meno che di grandi colpi di coda, a meno che non escano delle armi fighissime per Rogue, vuole essere giocata principalmente in Warrior, vuole essere giocata secondo me in Bomb Warrior con Wrench Calibur, no? Wrench Calibur. Perché il Bomb Warrior? Perché il Bomb Warrior è un deck che comunque vuole fare danno faccia. E la Steel Dancer è una 4 mana 4-4 che se equipaggiato sopra la Wrench Calibur ti evoca anche un random minion a 3 mana. Sembra più che dignitoso. Secondo me il Rogue un 4-4 che evoca un drop a 4 è molto forte. Ma quale armi giochi? Cioè tu, le Wrench Calibur, la 4 mana 3-2 che mette una bomba nel deck dell'avversario. Quella la buffi, la mandi tipo 4-3, l'attacchi, va 4-2, giochi Steel Dancer, raddoppi il minion, evochi lei 4 mana 4-4 e tutte le V positive te la fa il minion, te la fa il secondo minion. Il Rogue ha bisogno di una seconda buona arma da settare prima. Solo la scimitarra non basta, fortissima ma inconsistente. Ma la scimitarra è ancora in standard. In ladro c'è il piccone e la combo a 3, ma boh, non mi piace. C'è picco baldo, quella con la combo mi pare. Quella con la combo ci può stare. Allora, eventualmente si può fare così: si può giocare in un aggro tempo Rogue che ti gioca l'arma. Quella a 3 mana che prende più com'è che si chiama quell'arma lì del Rogue? Veniva giocata con i tag, quelli che prendono più uno quando attacchi. Scimitar Rogue, aspetta che la cerco. Combo più 2 attacco.
Hooked Scimitar. Questa carta qua, la Hooked Scimitar. 3 mana, comune, 2-2, prende più 2 d'attacco combo. Quindi dovresti fare combo al turno prima e poi la giochi Steel Dancer a turno 4, la slammi giù. Sì, in un tempo aggro rogue la puoi giocare. Se Scimitarra ancora in standard. Se Scimitarra ancora in standard. Savior of Uldum. Ancora in standard, raga, sta carta. Esiste? Se c'è ancora, ok. O altrimenti vuoi giocarla con la Branch Calibur. La sto giocando, ok. Altrimenti la vuoi giocare con Branch Calibur in Bombo Warrior. Io ho la Steel Dancer, per me è una buona carta. A me come power level ricorda Polluted Shredder, non sto scherzando. Forte, eh? È forte Steel Dancer. È una buona carta. Grazie a Stewie Game per il follow e grazie anche a Davide Giovi. È una buona carta. Se come giocano Rogue Warrior ora sarebbe troppo passiva. Questi due classi cercano di prendere il tempo all'avversario. Andare sopra di statistica non sembra inserirsi bene in questa sinergia. Al massimo sostituisce la bombarola con un altro drop a 3 nel Warrior. Uldum va via ad aprile, va bene. Per me è una buona carta. Una buona carta all around, raga. È un 4 mana 4-4, entra DV0 quando procca il suo effetto su un'arma con 3 d'attacco. Ti fa un più 3 direttamente a 4 mana. Una carta molto. Sapete che vi dico? È una carta molto forte. È una carta molto forte la Steel Dancer. Sì, è una carta forte. Rappresenta una power play al costo in mana 4, che è il costo in mana buono. Questa carta potrebbe inserirsi. Questa carta più il Krastinov più una piccola aggiunta potrebbe andare a spawnare una nuova tipologia di Weapon Warrior. Eh? Ci sono altre carte non utilizzate in Warrior che si appoggiano su armi. Una buona carta. Una buona carta. Alla fine, raga, il tempo Warrior è stato giocato in passato. È una carta a tempo, raga. È una carta a tempo. Perché, cioè, se fosse un 4 mana 3-3, vi direi: sta carta è una merda. Perché 4 mana 3-3, sì, Battlecry, random minion del costo d'attacco, pare l'attacco dell'arma. Sti cazzi, me ne sciacquo perché è un 4 mana 3-3. Però 4 mana 4-4, serena, quello che ti evoca è soltanto EV positiva, ci sta. Se l'arma Warrior Rogue è buona, questa spacca di tour, brutto. È quasi una carta su cui si potrebbe buildare qualcosina, eh. Si potrebbe pensare di buildare qualcosina. Tu immaginiamoci un tempo Warrior, un tempo Bomb Warrior. Un tempo Bomb Warrior potrebbe venire fuori. Un tempo Bomb Warrior, Corsair Cash è stato nerfato. Se Corsair Cash non fosse stato nerfato, fosse stata 2 mana, pesca un'arma, dagli più 1 d'attacco e più 1 di durability come lo era prima. Sta carta sarebbe stata out-include, penso, nelle liste che utilizzano Corsair Cash. Sbaglio? Cioè, prendi, metti sull'arma a 3 mana, l'arma è incazzata, e turno dopo vieni giù di Steel Dancer, fai ancora roba, butti ancora giù minion. Quei minion comunque si presuppone il fatto che riescano ad andare faccia. Sarebbe stata molto forte. Anche col Galadriel Warrior è buona. Anche col Galakrond del Warrior è forte. Sì, anche con un Galakrond che ti piglia l'arma a 5 d'attacco stai molto incazzata. La curva degli dèi. Però raga, il Branch Calibur costa 4 mana, eh. Io questa carta la vedo principalmente in Bomb Warrior. Bomb Warrior potrebbe anche essere il Counter a Rogue con la nuova leggendaria che ordina il mazzo, sicuramente. Ma Bomb Warrior è un deck che spacca abbastanza. È un anti-combo deck, rompicoglioni. Va a vedere la Branch Calibur. Branch Calibur Hearthstone. Branch Calibur è Hearthstone. La Branch Calibur è un 4 mana, 3-2, dopo che attacchi metti la bomba nel deck, lo sapete, no? Epica. Non è male. Bella. Bella carta la Steel Dancer, forte, forte Steel Dancer. Non ho parlato ieri con Thunder, ma ci sta. Più la guardo, più ci penso, più sta carta mi piace. No? Il nuovo martello del Warrior a costo 3. Sì, ma il nuovo martello del Warrior a costo 3 è una 2-2, fa cacà. Anche Hero Power che dà più 3 d'attacco può essere forte. Ah, è vero. Anche l'Hero Power che dà più 3 d'attacco può essere molto forte. Allora andiamo anche oltre. Possiamo dire che sta carta potrebbe venire inserita in un Galakrond Warrior. A me non convince, dice Edoardo. Come mai no? Come mai non ti convince, bro? Ciao, Mello. Bello. Suggestiva la Steel Dancer, suggestiva.
Non è super flashy comunque, cioè Battlecry Random Minion non è flashy, però fa valore. Ma funziona con Galakrond, non ne sono sicuro, non sono sicuro, dice Weapons Attack. Hai ragione, Weapons Attack è diverso da Hero Attack. Invoke del Galakrond non worka. Da vedere, sarà da testare. Montanar, grazie per la donazione. 2 minuti fa, 1 euro. Ciao Vici, ogni tanto riesco a seguire il tuo canale, devo dire che è una community invidiabile. Ti do questo piccolo contributo, sei molto gentile. Grazie per il supporto. Montanare, grazie alle persone che sono qua in trasmissione, stanno seguendo questa terza card review in dojo. Grazie a Luchino, quinto mese di fila. Buon pomeriggio, Vic, buon pomeriggio anche a te, raga. Buon estate. Fa un gran caldo. Per chi si fosse collegato adesso, vi faccio vedere 5 secondi la nuova carta che è appena uscita. Per la Steel Dancer abbiamo parlato abbastanza. Scusate, non è questa. L'ultima carta uscita è questa, il Keymaster Alabaster. 7 mana 6-8. Quando il tuo avversario pesca una carta, aggiungi una copia alla tua mano che costa 1. Andiamo avanti. E guardiamo il Playmaker. Su questa carta, ieri Simone ci è rimasto su tanto tempo. Epica per Warrior, 3 mana 4-3. Dopo che giochi un minion con Rush, evocane una copia con un punto vita rimanente. 3 mana 4-3 entra in EV positiva, ha un body solido. Minion con Rush, il Warrior ne gioca un bel po'. Playmaker Dio non si discute, addirittura. È una carta che va ad aumentare il suo valore col passare del tempo, man mano che vengono aggiunti Minion con Rush, sia di classe Warrior sia neutrali. Funziona benissimo con il Dottor Krastinov. Non è un Minion che ci fa cagare come body, va benissimo. 3 mana 3-4 sono delle stats line positive. Il suo effetto è figo. All around a good card. Adesso però bisogna pensare dove collocarla. In che deck vogliamo collocare il playmaker? In quale deck può brillare il playmaker? In un deck che gioca per iniziativa su board, minion centric, con minion con rush. Questa carta sarebbe stata la morte sua con Ziliax, perché avresti fatto 3 mana, playmaker più... 3 mana, figo, ho sentito sotto la musica e ho detto cos'è che succede? Sarebbe stata l'ira di Dio con Ziliax, purtroppo Ziliax è uscita dalla rotazione, le conseguenze di non avere Ziliax in standard sono enormi. La mummia con rinascita, sì, con la mummia con rinascita è molto forte, la 4 mana 3-2, ci sta dentro di brutto, con la mummietta che ha Reborn, figo, hai doppio 3-1. Abbasso un po' la musica, raga. Ta-ta-ta. Con la Prime OP. Con la Prime OP. Sì. Ne ha parlato tanto Simone ieri. Con Ziliax in wild, con la mummia. Nello stesso turno non penso tu possa fare molto. La devi calare il turno prima di giocare il Rush oppure no? Questa carta non vuole essere giocata in curva. Cioè, nel senso, se la giochi in curva il playmaker lo sacrifichi, eh. Lo sacrifichi il playmaker se lo giochi in curva. Lo giochi in curva se sta giocando contro Aghor per contestare board. Davvero un peccato che l'hanno fatta 3-4. Abbiamo capito. Il Warrior sta bene per fare un trade positivo, tipo far riprendere iniziativa. 3-4 a giocare in curva. Bella playmaker. Ho parlato tanto Simone, io non lo so, con Krastinov, va bene, una combo pesante. Ricordatevi che comunque devi avere dei minion contro cui schiantare il Krastinov. Cioè, tu non è che puoi prendere e dici: gioco il Krastinov. Grazie per il follow italiano. Non è che tu prendi e dici: ok, l'avversario non ha minion su board. Faccio playmaker Krastinov. Evoco il secondo Krastinov che è un 4-1. L'avversario al turno dopo te li rimuove con boh, un flame strike e non ci estrai valore. Cioè, verranno dati probabilmente. Allora, guardando il playmaker, mi immagino che venga dato un minion con Rush ed Etrattol di classe a Warrior. Ci può stare? Può stare? Un minion Rush ed Etrattol a Warrior. No, Shock dice no, non ci sta. Non gli danno un minion con Rush ed Etrattol. Perché no? La vorrei utilizzare. Ho capito, c'è la mummia. La mummia c'ha Rush e Reborn. Ci vuole un minion con Rush e Etrattol. Perché le carte per combare ce le ha già. Beh, non ne ha tantissime. Devo aprire ancora HS. Posso aprire HS. C'è già il Prime.
Quindi tu la giochi esclusivamente col Prime, con Krastinov, poi dice when you play a Rush Minion, quindi non quando you summon. Ne ha solo due per combare. Ho capito, ne ha due. Tipo due mana Rush, evoca un pirata 1-1 come Detrattle. È un po' troppo poco. Ci vorrebbe qualcosa che ti fa pescare una carta. O ti fa pescare un'arma. Un minion rush Detrattle pesca un'arma. La mummia 4 mana 3-2 con Reborn abbiamo parlato, Richieart. Possibile carta da control? No, è una carta a tempo. Raga, tutto quello che ti fa sviluppa. Raga, tutto quello che ti sviluppa è B positivo su board, come la Steel Dancer che abbiamo visto prima. Per me vanno da inserite in deck board centric a tempo. C'è il drago con scudo divino. Ecco, col drago con scudo divino in ira di Dio. Esatto. Il drago con scudo divino è Dio. Il Wyrm è una furia perché ti evoca il 5-1 Divine Shield, non può essere bersaglio di spell o effetti, incubo. Molto, 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 molto forte. Molto forte. Playmaker viene giocata in Highlander Warrior. Che gioca Dragon Queen Alexstrasza, ti gioca il Prime. Dalla Dragon Queen Alexstrasza puoi anche prendere, beccarti il draghetto con Rush, ha un mana, ti giochi Playmaker, ce l'hai nel deck, l'appoggi su. Tanto se tu giochi Highlander Warrior giochi sia la mummia sia il Prime. Inserisci anche la Playmaker, c'è Dragon Queen Alexstrasza che ti può dare il Wyrm, eventualmente giochi il Wyrm. No? Ma anche il bruto, la combini easy, non è fortissima, ma un 5-1 a gratis non lo butti. Sì, però il bruto costa. Ah, però è vero, il bruto. È vero. C'è il bruto, raga. C'è il bruto, c'è quello che costa. C'è quello che costa meno. Che abbassa il suo costo in base al numero di minion danneggiati su board. È una bella carta la Playmaker. È una bella carta, si inserisce in uno slot a 3 mana in Warrior che non è particolarmente contestato. Perché lo slot a 3 mana in Warrior non mi sembra particolarmente contestato. Esiste anche l'1-1 nuovo che dà rush a tutti i minion. Esiste anche l'1-1 nuovo che dà rush a tutti i minion. Sì, però la Playmaker non è retroattiva. Cioè, nel senso, tu dovresti giocare Playmaker dopo che tu giochi un minion con rush. Cioè, non è che se tu giochi Playmaker e fai il minion, minion, minion 1-1 che dà rush alla tua board, la Playmaker procca e ti sdoppia i minion. Non funziona così. Devi giocare dalla mano un minion con rush, capisci? Non procca, cioè ti raddoppia l'1-1, ma raddoppiare l'1-1 non ti interessa. Basso un po' la musica, troppo alto. Sta anche la razziatrice che ha 5 d'attacco fino a fine turno. Ho capito, ma quella costa tanto mana. Questa costa tanta mana. Costa tanta mana. Si aspetta, raga. Anche per la Playmaker si aspetta. Si aspetta che venga data. Si aspetta di vedere. Raga, si aspetta di vedere tutti i minion con Rush neutrali di classe. Eventualmente Warrior con cui poter scombare il Playmaker. In questo momento gli utilizzi migliori sono senza ombra di dubbio il Prime, la mummia. E il bruto che abbassa il suo costo in base al numero di minion danneggiati. Poi per il resto non vedo altri possibili utilizzi. E in questo momento, se dovessero uscire soltanto le carte rilasciate, la Playmaker vedrebbe gioco esclusivamente in un eventuale Highlander Warrior. Ok? Prossima carta. Ah, questo è forte. Infiltrator Lilian, leggendaria del Rogue, 4 mana, 4-2 stealth, Detrattle, evoca una 4-2 Forsaken Lilian che attacca un random enemy. Questa carta è molto forte. So che magari alcuni di voi fa cagare, però questa carta è molto forte perché si va a inserire in un deck a cui manca qualcosina per diventare competitivo, che è lo Stealth Rogue, che ha un gran bel po' di carte forti, ha l'Umana 3-1 stealth, ha il Grey Sage, non mi ricordo bene il nome, 3 mana 3-3 Battlecry, pesca 2 carte se è minion stealthato, ha Akuma, che è il Prime del Rogue, poi c'ha le viscere, c'ha quello e quell'altro, ma l'Infiltrator Lilian è proprio forte. Perché l'Infiltrator Lilian è proprio forte? Perché se noi ci immaginiamo una situazione di board in cui tu giochi la Lilian 4-2 e l'avversario ti risponde con un minion 3-3 o 4-4, e tu stai giocando un deck aggro, prendi, attacchi con Lilian, rimuovi il minion, procca il Detrattle e la 4-2 va sempre faccia. Quindi
Ok. Ha senso investire nel mega bundle della nuova espansione? Grazie in anticipo. Ha sempre senso investire nel mega bundle se hai intenzione di ritornare a giocare a Hearthstone. Sono soldi, sono un 80 euro se non sbaglio, 70 euro, ma ha senso. Ottiene più 4 d'attacco e poi viene copiata come con più 4. Non capisco. Random enemy vuol dire anche oppo, quindi scavalchi taunt. Sì, scavalca anche i taunt volendo. Però il migliore utilizzo dell'infiltrator Lilian, raga, è quando prende, attacca, cioè è stealthata, l'avversario gioca un minion. Che può essere un 4-5, lo attacchi con la dagger, lo mandi 4-4, attacchi con l'infiltrator Lilian, rimuovi il minion e la 4-2 che sprocca dal detrattor, prende, va faccia. Cioè questa vuole andare faccia, l'infiltrator Lilian vuole andare faccia. Allora, sono alcune cose da considerare. La carta di prima con la razziatrice. In che senso la carta di prima con la razziatrice? Sono alcune cose da considerare. Purtroppo non abbiamo più in standard Necrum Vial. Perché se avessimo Necrum Vial giocheremmo l'infiltrator Lilian a 4 mana stealthata. Al turno dopo spendiamo 5 mana, evochiamo 2-4-2 che attaccano random enemy, attacchiamo con l'infiltrator Lilian e facciamo una gran bella combo. È un minion con Detrattle. È un minion con Detrattle. Interessa eventualmente anche a questa carta. Dov'è? Interessa eventualmente anche il Vectus, che è una carta 4 da 4-5 stelle. Estremamente versatile. Una carta su cui si può buildare intorno anche un deck, volendo. Da struttura Detrattle. Abbiamo sia il Vectus. Abbiamo il Teron adesso che aiuta a detratto il deck. È possibile che dopo questa espansione ci sia leggermente un ritorno di qualche deck detrattle. Rogue detrattle è stato giocato in passato. Ok. Perché un 1-1 che quando muore evoca una 4-2 che attacca allo stesso turno non è assolutamente male. Torniamo a vedere però la leggendaria, l'infiltrator Lilian. E andiamo magari, apriamo Hearthstone e andiamo a vedere quali sono i minion per con Detrattle per Rogue. Andiamo a vedere cosa c'è con Stealth e andiamo a vedere un po' cosa c'è con Detrattle e come si può manipolare la carta. Andiamo a vedere il Rogue cosa c'ha oggi. Abbiamo lo Stunner. Abbiamo la Spy Mistress, che è una powerhouse. Abbiamo la Stone Slayer, sempre per stealth aggro rogue. È un buon setup anche per il Bamboozle, volendo. Abbiamo le Eviscerate. Crescent Assassin non è in rotazione, non sta venendo giocato. Abbiamo lo Skybatir. Abbiamo la Kama, non Akuma. Greyheart Sage, che è il motore di pescata per il deck. La Hooked Scimitar resiste, c'è. Shadow of Death è fortissima. Però è una combo lenta, 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 però è forte. Però non penso. Cioè, è un buon bersaglio comunque per Shadow of Death, perché evochi un 4-2 stealthato con Detrattle e sta incazzato. Questo non ci piace, Anka. Lo scorpione 5-2 è forte per me, sì, è forte. Non c'è molto con Detrattole, per Rogue. Va bene, questo è il quanto. Non mi è venuta ispirazione per. Il 7-5 a 7 è grosso come Detrattle. Sì, il 7-5 a 7 è grosso come Detrattle. Ed eventualmente con
con la nuova leggendaria può venire, può dire qualcosa. Grazie a Guglielmo del Poro e al cammello per il follo. È un po' lento come curva alta a 7 mana 7-5. Più che altro non c'è una carta incisiva come la vecchia Armano la spella 5 per il detrattor perché i minion ci sono volendo. Sì. Beh, comunque, tornando all'infiltrator Lilian si va ad inserire in un eventuale aggro. Agro Stealth Rogue che giocherà Secret Passage e io mi aspetto di vederlo giocato tanto. Vi faccio vedere qual è la lista per adesso. Faccio vedere qual è la lista attuale. Probabilmente è stato un filo aggiornata. Gioca così. Il Wagol Peak, Maiev, insomma, Frenzied Fellwing è stato Hooked Scimitar. Ha 4 mana. Si può tranquillamente inserire la nuova leggendaria, gli dà un po' di forza. Non è un deck super flashy, però prendiamo sta lista. Aggiungiamo a questa lista la nuova leggendaria, aggiungiamo a questa lista due Secret Passage. Secondo me quasi ci siamo. Secret Passage lo andiamo a vedere tra poco. Una lista bidimensionale, agro. Per workare il deck avrei bisogno della vecchia arma cattivi detrattolo, assolutamente vero. Assolutamente vero. Va bene. Malina sta una versione di se stessa che attacca sempre, mica un'altra carta detrattol. Ho capito, però se le procchi il detrattol, procchi la 4-2 che attacca sempre. A me piace Infiltrator Lilian. Non verrà giocato in Galakrond Rogue, ok. Non verrà giocato in un combo Rogue, va bene. Però, come carta per Stealth Aggro Rogue, non può non essere aggiunta, verrà giocata sempre, ok? Verrà sempre aggiunta. Poi questa carta in Wild si possono fare un sacco di discorsi, perché c'è l'arma che procca il detrattol, c'è il Necron Vial, quindi ha voglia. Penso che ci sia altro da aggiungere sulla... Penso che ci sia altro da aggiungere sull'infiltrato. Fatemi vedere su Hearthstone Top Decks se leggo dei commenti, se mi sono perso qualcosa. Lasciate scritto anche commenti in chat, se avete visto delle combo che io ho missato, degli utilizzi particolari che io ho missato. Scrollo, scrollo, scrollo. Vado su Rogue. Trovo l'infiltrator Lilian. 3 stelle su 5. Migliore di un Piloted Shredder. 2-4-2 per 4 mana con 4 danni garantiti dallo stealth. Dovrebbe vedere molto gioco. Stealth Rogue è già una cosa, cioè è già un deck comunque che esiste. Hai un Jungle Panther con Detrattol, fai 4 danni al random enemy. Però costa un mana in più. Arena 4 su 5, Standard 3 su 5, Wild 0 su 5. Un in design interessante. Detrattol è sicuro che procchi. Potrebbe essere giocabile in varie tipologie di rogue. Una buona carta in generale, anche se non ha esattamente un posto in cui essere inserita, però potrebbe potenzialmente essere giocata in qualsiasi rogue. Una buona carta sicuramente, una carta noiosa assolutamente, 3 stelle su 5. Una carta che ti permette di mantenere l'iniziativa su board se fa trade su single target, raga. Però se la 4-2 rimane in campo dopo aver attaccato faccia, la puoi togliere da mezzo ed ottenere una 5 mana con i lacchè. Anche. Sono sempre i lacchè. Oltretutto l'infiltrator Lilian la puoi giocare a 4 mana, darle più 1 d'attacco e rush, la utilizzi per fare un trade, ti procca la 4-2, stesso discorso di prima. Alcuni dicono che non è abbastanza forte. A me piace. A me piace, non ho ancora parlato del Secret Passage, ne parliamo più andando avanti. Andiamo a vedere una carta che è stata rilasciata oggi ed è fighetta, e ve la faccio vedere, simpatica. Spell Damage Mage. Non si conosce ancora il nome di questa carta, non so se la traduzione è accurata. È una carta di classe per il Mage, non so se l'avete vista tutti. Un mana, 1-3.
più uno spell damage. Proprio lei, piccolo mostriciattolo. Sono molto contento che sia stata data questa carta mage. È un mana drop 1-3 per mage, figo. Lo spell damage aiuta. Aiuta tantissimo le nuove leggendarie che abbiamo visto, soprattutto la leggendaria B-class, ve la faccio vedere subito. Rasa Frost Whisper, alla fine del tuo turno fai un danno a tutti i nemici, aumenta il danno in base allo spell damage. Il tempo mage ringrazia per questa bestiola. Lo spell damage mage, un mana 1-3. Ma questa carta di classe per mage dove può essere inserita? Chiedo a voi. La migliore un mana mage dal nerf del draghetto, sono d'accordo con te, mancava un mana drop a mage da tanto, da un po' di tempo, cioè cos'è che vuole giocare? Noi abbiamo giocato a un mana, cosa abbiamo giocato in mage? Abbiamo giocato Bubbling Book, abbiamo giocato mana Virm è superiore ovviamente, uno vedrà sicuramente gioco. Ma Blizzard sta provando a spingere spell damage mage da The Grand Tournament, da The Grand Tournament, ok? Da The Grand Tournament che provano a spingere stu cazzo. C'era il lacchè 1-2, non era un lacchè, era 2-1. Caballacchè. Un mana 2-1 butta giù il segreto. Grazie anche ad Imperial Admiral per il follow. Magari in Wild nascerà l'archetipo Spellburn Mage, magari in versione ODD. Questa in Cyclone, beh, mica male come start. Ti ricordi Grand Tournament, ma veramente. Basta il body per farla giocare, vedi la talpa. Se poi sinergizza con meccaniche di classe è chiaro che vedrà gioco, dice Peppe Steve. Sono abbastanza d'accordo con te, però per quello che si può, per quello che è il meta attuale, noi sappiamo che questa carta in Highlander Mage non verrà mai inserita. Mage viene giocato spell only, quindi in spell only non verrà mai inserito. Su Hearthstone Top Deck a questa hanno dato 4.7 su 5 e hanno ragione, andiamo a leggere qualche commento. È una carta che fa da struttura un eventuale spell damage mage. Senza questo mana 1-3, spell damage mage non avrebbe motivo di esistere. Non avrebbe senso parlarne. Perché noi abbiamo bisogno del early drop di questo tipo. Non è ancora scaduta la caricata comunque su Hearthstone Top Deck. Andiamo a vedere su Earthporn qualche commento e qualche possibile utilizzo. Leggo anche. Neanche in Secret Mage richiede un nuovo tipo di archetipo. Un nuovo tipo di archetipo che la gente sta provando a spingere. Leggiamo dei commenti. Forte, ma comunque sotto all'un drop 2-2. Sick card. Blood Mage Talnosh ha abbandonato la chat. Uno 3 più uno spell damage sembra pazzo. Dovrebbe essere un 1-1, troppo forte. Dovrebbe essere una carta anche per Shaman. Questo è vero, raga. Io sono d'accordo, eh. Lo spell damage mage, non so come verrà chiamato. Questa carta l'avrebbero potuta fare B-classe. Mage Shaman. Ci sarebbe stato dentro di brutto, eh. Eh sì, perché a Shaman gli servirebbe infinito per Lightning Storm, per Mingle e altri utilizzi. This should be a Shaman card as well. È vero. Non è il nome ufficiale, eh. Finalmente un buon mana drop per Mage. È un OP aggro card. È una carta aggro. Cyclone Mage è una carta che vuole spingere danno faccia anche tramite spell. Lo spell damage Mage se lo giochi a T1 comunque cippa. Cioè comunque ti fa un filo di danno. Super strong, solida. Spellbook Binder, 2 mana 3-2 Battlecry, se hai spell damage pesca una carta. Finalmente il mago può giocare qualcosa a parte Highlander. Ma lo Spellbook Binder esiste ancora, raga. Cioè, è ancora in standard. No, in wild. Set, Rise of Shadows. Ora di combo strane con Shazam. Credo di sì. Sì. Spellbook Binder, ve lo faccio vedere. Questo mostriciattolo qua. 2 mana, 3-2, Battlecry, se hai spell damage, pesca una carta. Forte. Come apertura molto molto forte. Fortissima. Fortissimo. 1 mana, 1-3, spell damage e poi giochi 2 mana, 3-2, pesca una carta.
È il primo un mana drop con spell damage del gioco, probabilmente. Dal momento in cui Tempo Mage è sempre stato il mio deck preferito, scrive uno, amo questa carta, finalmente un ottimo sostituto al mana Virma. Oltretutto, raga, Spell Damage Mage aiuta tanto questa carta. Combustion, che adesso ha più motivo di esistere, se permettete. Perché prima Combustion era 3 mana, fai 4 danni a un minion, qualsiasi eccesso danneggia i minion adiacenti. In questo caso diventa un 3 mana, fai 5 danni, e il danno in eccesso viene fatto ad entrambi i minion adiacenti. Quindi Combustion e questo mostriciattolo sono stramici. Cioè Spell Damage Mage e Combustion ci sta. Ma questa carta non è di doppia classe, purtroppo no. Questa carta la puoi tenere in mano, ne giochi due, dai, fai più due spell damage, tieni due fireball, sono un bel po' di danni, raga. Sono 16 danni, eh. Fireball, doppio spell damage mage, chiamatelo come volete, non so qual è il suo nome. Broken, power creep, potrebbe essere troppo buona, scrive qualcuno. Potrebbe venire nerfata. Sembra che in Blizzard vogliono veramente pushare Spell Damage Mage, un'ottima carta a un costo per il mana, l'artwork adorabile, il sogno bagnato per Tempo Mage, una carta dove roll veramente forte, veramente veramente forte. È così forte questo mana drop che dovrebbe riuscire a dare la svolta al Cyclone Mage o un eventuale Tempo Mage giocato aggressivo o un eventuale Aggro Mage. Lo Spell Damage Mage è troppo forte, raga. L'Un Mana Drop 1-3 è una carta che comunque trova spazio. Questo c'ha pure Spell Damage più 1. Quanto cazzo sei grosso. Sei sempre, sei buono, sei buonissimo. Cioè, questa carta è buonissima, buonissima. Cioè, veramente fantastica. Poi, non so se lo Spell Damage Mage sarà una whiffata e farà cagare, non troverà spazio, però per il resto sta carta veramente solida. Immagina se fosse per Rogue. Ma serve più a Mage, perché è Mage che vuole sfruttare lo Spell Damage, raga. Raga, vi ricordo che c'è il 3 mana 5-6 per Spell Damage. Allora, andiamo a vedere quali carte con spell damage ci sono in Mage. Apriamo Hearthstone. Andiamo a vedere. There you are. Astromancer Solaria, Azure Explorer, Kirin Torcast, Tricaster. Ok, questo vede già gioco. Questo ovviamente vede gioco. Andiamo in Shaman. Lady Vagi. Volanter qua. Vediamo, Letera l'augmenta a Augmercant, che dà più uno spell damage e fa un danno. Questo non è ancora stato giocato. Mana Reservoir. Dignità. Lo spellbook binder c'è ancora. 2 mana 3-2. Se hai spell damage, pesco una carta. Ok. 3 mana 5-6. Non può attaccare se non hai spell damage. L'Arcane Watcher. Incazzato, raga. Anche il 3 mana 5-6 per Mage e spell damage. Ha ragione. Lazzerita Elemental. Questo l'ho giocato forte. E basta. Abbiamo il Maligos, insomma. Beh, Arcane Watcher, Spellbook Binder, con l'Un Mana Drop con quella carta che abbiamo appena visto. Incazzato. Veramente incazzato. Ciao Marluxia. Aspettiamo altre carte con spell damage, altre carte di supporto a Mage spell damage.
Andiamo a vedere com'è il Cyclone giocato in questo momento. Andiamo a vedere Mage. Non ce l'ho neanche il Cyclone. Va bene, possiamo andare a vedere un'altra carta. E una carta, anche questa è uscita oggi. Non ha nome. Unknown name. Per B-class, per druido e shaman, 6 mana. La traduzione è un po' al limite. Secondo me è una cura del genere, però è troppo inconsistente. Se non peschi sta carta, che fai? Lo so, però è la stessa differenza quando si giocava ai tempi il Mage. Se non pescavi Mana Virma e non lo giocavi, cioè l'avversario ti giocava Mana Virma turno 1, smadonnavi. Ogni volta smadonnavi, dicevi troppo forte. Meno male che l'hanno mandato, meno male che l'hanno nerfato. È ovvio che è importante pescare quell'un mana drop, come è importante per druido pescare il ramp, eccetera. Forte in Shaman, ma il druido ha la spella 5 che è molto più forte di questa. Io non so se la traduzione è corretta. Altra carta per Totem Shaman, perché? Ah! Scegli uno, evoca 4, 2, 2, Trent Totem. E la Madonna! Oppure... Com'è che funziona, raga? Ah, ho capito. È stata tradotta male. Allora, secondo me è così. Scegli uno. O... Evochi 4 Trent con Rush, oppure evochi 4 Totem con Rush e Overload 2. Praticamente o li evochi Trent o Totem, o li evochi e li dai loro Rush pagando 2 Overloads. Di base evoca 4 Totem, se vuoi Overload 2 guadagni 1 Rush. Veramente? Sicuro? Sembra forte sta carta. Sarebbe da capire completamente. Hai già visto la leggendaria del Pala? Sì, ne abbiamo parlato ieri. Raga, dice choose one. Puoi scegliere di overloadarti e avere rush oppure solo 4 pezzi. O gli dai tag totem oppure overloadi 2 e gli dai rush. Ok. 4-2-2, 30 totem. Se ci aggiungi 2 di overload ci dai anche rush. Va bene. Beh, raga, nel senso, il Totem Shaman è già una realtà. Con la carta che abbiamo visto ieri, che è il Totem Goliath, il deck ottiene ancora più forza perché questo Totem Goliath è un totem, si sdoppia con l'arma, si sdoppia con la spell ed è veramente competitivo. Con questa carta nuova abbiamo un altro refill board e secondo me in Blizzard si sono un po' stufati e vogliono trasformare Shaman in Tier 1, Tier 2. Vogliono che Shaman venga giocato. Vogliono che Shaman mantenga la sua identità e che la sua identità siano i totem. Hanno la keyword totem, ma sono considerati anche Trent, esatto. Sono bitribale, doppio tribale. Questa è Dio, la contesti o la sdoppi? Questa la sdoppi. Questa, raga, ci puoi fare un sacco di robe. Cioè, puoi giocare questa spella a 6 mana. Dare più 2 di vita a tutti i minion che hai appena evocato. Dare più 2 d'attacco a tutti i minion che hai evocato. Giocarci sopra la spell che gli dà più 2, li sdoppia. Giocare con l'arma, eventualmente, e sdoppiarli e trovartene 7 e non 4 su board. Puoi giocare anche l'arma che evolva board e evidentemente saranno dei 2 mana 2-2, però li evolvi, li trasformi come 4 mana, 4 minion a 3 mana. 4 minion a 3 mana non è male. La traduzione giusta dovrebbe essere: scegli uno, 4 Trent con Rush o 4 Totem con Rush, Overload 2. Quello che penso io, secondo me, è il choose è tra Trent e Totem, raga. Non è che sono sia Trent sia Totem. Secondo me è o 4 Totem con Rush o 4 Trent con Rush e comunque Overload di sempre 2. Bisogna aspettare la nuova traduzione. Grazie a Francesco Romano per il follow. Bloodlust Meta Incoming. Ci sta, era anche ora. Dovrebbe essere anche l'immagine del token che sia Totem che Trent. C'è il disegno del minion Trent e Totem. C'è il video, me lo passate? Che spiega meglio se vuoi. Andiamo a vedere. Dov'è che lo trovo il video? Vado a cercarlo. Sotto Earthbound. Sì, c'è il video. Andiamo a vedere il video, raga. C'è l'approfondimento della regia.
Runic Carving è il nome. Ok. E questa carta.另外，贝莱盖小姐的新卡马西瓦嘎暴雪一起合作的全球高金首发即将揭晓的新卡就是符文雕刻。它是一张双职业卡牌，作为德鲁伊，又为萨满，它有着二选一的效果，能召唤四个二二树人图腾，你也可以选择两点超债，赋予他们冲刺。我推荐大家可以配合德鲁伊的凶蛮咆哮。 Mica sta carta è super broken, no? Sta carta è super broken, no? Fortissima, raga. 6 mana, evoca 4 minion 2-2, fa più 2 DV, che sono sia Totem sia Trent. Oppure 6 mana e evochi 4 Totem Trent 2-2 e gli dai Rush. Forte, molto forte. Raga, 6 mana, evoca 4 totem 2-2. Vabbè, cioè nel senso, sta carta ha 5 stelle, si inserisce subito in Totem Shaman. Totem Shaman taglierà alto perché diventa un deck forte. Al Totem Goliath, a questa carta, è a posto. La gente odierà questa carta, anche secondo me. Biondo, 43 mesi, sono super inattivo, ma ci sono sempre. Ormai ti seguo più sul Cerbero che qui. Grazie, Biondo. Grazie per la resub 43 mesi. Ogni tanto vado con gli altri. Tornerò ancora al Cerbero comunque. Cioè, non so quando mi chiama Davide, quando mi chiamano gli altri. 6 mana 8-8 è sempre forte. 6 mana 8-8 diviso qua su 4 minion con doppio tribale. Non mancano i peschini per Totem Shaman. Sì, mancano i peschini per Totem Shaman. Nella scorsa card review ho detto che io mi aspetto di vedere una spell per Shaman tipo... 2 mana, pesca un numero di carte pari al numero di totem che hai su board. Oppure un minion, che ne so, 2 mana, 2-3, quando muore un totem pesca una carta. Non lo so. Capito? Cioè, qualcosa per pescare carte a Totem Shaman serve. Ciao,在不与他们冲刺，我推荐大家可以配合德鲁伊的凶蛮咆哮，回忆被当年树轮咆哮一波流，支配的恐惧吧。 搭配上满火蛇图腾，也可以做一个快速的铺场爆发。这么强的卡，我给6.9分。全新资料片，通灵学院，双主修，四十张全新的。ricorda tanto Force of Nature, eh? Ricorda tanto Force of Nature。超载，不与他们冲刺。我推荐大家可以配合德鲁伊的凶蛮咆哮。 La cosa che mi impressiona è che non ha overload 2 se evochi 4 minion 2-2. Cioè io avrei lasciato l'overload 2 comunque, cioè se, però non c'è il choose one. Mi avviso Totem Shaman non gioca questa carta, al Totem Shaman piacciono i totem grossi e al 6 mana non ci fai molto con 4 totem 2-2, opinione personale. Ho capito, però con non ci fai molto, però cazzo Totem Shaman comunque c'ha le spell a 0, eh. Gioca Totemic Might, Totemic Surge, si taglierà Blazing Battle, si taglierà qualcosa, gioca lo Storm Wrath, ah gioca Storm Wrath raga, 1 più 1 overload 1, cioè tu puoi spendere 6 mana, evochi 4 totem 2-2, boom, gli dai più 1, sono 4 minion 3-3 totem. Totemic Reflection, cioè la Splitting Axe, Summon Copy of Your Totems, cioè Totemic Reflection non ce la giochi sopra, però Splitting Axe è incazzata. Incazzato, raga. Forse la nerfano quella carta. Poi con la Splitting Axe hai un minion di troppo. Forte, ma tutti si vanno a tagliare quelle carte che non ci stanno molto dentro in sto deck. Quindi vai a togliere, che ne so, Sandstorm Elemental, vai a togliere lo Sludge Slurper, o Blazing Battle Mage, inserisci il Totem Goliath. Però questa lista è ancora vecchia, eh? Non è aggiornata. Fatemi andare a vedere. Facciamo così. Facciamo HS Replay. Andiamo a vedere un attimo il Totem Shaman come gioca, per curiosità.
Shaman, Galakrond, Totem Shaman, vediamo sta lista. Ok, Beaming Sidekick, giustamente, Battle Mage, Mercantino, ok, Storm, Surging Tempest, Evil Totem, deck fondamentalmente aggro, gioca il Marsh Spawn, magari lo taglierà, Totemic Reflection, la Splitting Axe e Bloodlust. Soprattutto sta lista non costa nulla, ve la lascio in chat, magari vi interessa, non costa niente sta lista, hai visto? Gioca il Mana Tide. Forte, Totem Shaman con questi due mostriciattoli, con queste due carte nuove, è incazzato. Molto incazzato. Già è un deck competitivo. Con queste due nuove aggiunte diventa un deck. Beh, raga, Totem Shaman dovrebbe essere molto forte. Se ho una certezza che Totem Shaman post rilascio dell'espansione sarà o Tier 1 o Tier 2. Bello Hearthstone, sì. Per chi vorrebbe iniziare un gioco di carte bello variegato lo consigli. Senza ombra di dubbio, anche molto semplice imparare ed è free to play, quindi Peppe. Scaricati il client di Battle.net, iscriviti, scaricati Hearthstone oggi, gioca al tutorial per imparare le meccaniche base e poi vai con Dio. Totem Shaman, primo mazzo da provare, già deciso. Totem Shaman molto forte, Totem Shaman si gioca in due modi, Swarm e Big Totem. Secondo me quindi o è Totem Goliath o è questa seconda del playstyle. Ci sta Alessio, ci sta a due varianti. Ci sta. Andiamo a vedere la prossima carta. Ah, questa raga. Mamma mia. Mamma mia, quanto è forte. Adorable Infestation. Un mana per Hunter e Druido. Dai un minion più uno, evoca un cub 1-1 che è una bestia. Aggiungi un cub alla tua mano. Questa carta per me è principalmente per due deck. Token Druid o Hunter. Basta sta carta boh, raga. Cioè, nel senso, parliamone un po' di sta carta perché secondo me è fortissima. Mi sembra che abbia un power level insano. Veramente insano. C'è da dire che in un deck aggressivo avere un 2 mana drop, avere come carta un mana questa nel mulligan non ti rende contento perché è un pezzo morto. Però se tu fai turno 1 Blazing Battle Mage, coin questa, evochi un 3-3, un 1-1, inizio partita, Oppo piange. Se invece non hai il coin, fai Blazing Battle Mage a turno 1, turno 2 giochi questa carta, dai, più 1 alla Blazing Battle Mage, e con l'altro mana evochi l'1-1 e ti ritrovi a turno 2 con un 3-3 e due 1-1 su board, entrambi 1-1 sono bestie. A turno 3 non lo so, giochi Animal Companion, cioè giochi quello che vuoi, boh. Fortissimo. In Druido fai turno 1 Blazing Battle Mage, a turno 2 la giocata che ho appena detto, a turno 3 prendi e giochi solo of the Forest, dai più uno a tutta la tua board, la Blazing Battle Mage 4-4, gli altri 2-1-1 diventano dei 2-2 e hai vinto la partita. Se esce una bestia umana tipo la talpa torna in Metal Beast Hunter. Comunque io in Totem Shaman che si overloada ci vedo sia il rampa 0 che l'elementale che spara 5. Cumulus Maximus, assolutamente ci sta. Sta anche l'elementalino a mana 1-3 che prende attacco ogni volta che overloadi. Io non vedo mai che sono B-classe, pensavo fosse solo Hunter, non ho B-classe. Uscita oggi anche questa. Abbiamo anche il più 2-2, evoca un 32-2. I token sono bestie, giusto? Sì, i token sono bestie. Il disegno pure è figo. Infestazione adorabile. A sta carta, per me è 4-5 stelle. A me sembra un power level rottissimo. Fatemi andare a vedere qualche commento ancora una volta. Hearthstone Top Decks. Ha un mana, dà più uno, va a DB0, evoca un 1-1, fa un più uno e in più ti dà una carta extra in mano. Cioè, fa un valore. Cioè, boh. Ha un mana, un valore così alto, io non me lo ricordo. Sta carta è broken. 4.4 stelle su 5 su Hearthstone Top Deck. Spell Druid amerà questa carta. L'Hunter la giocherà principalmente in deck più aggressivi.
avere un bersaglio per buffare la renderà un po' condizionale in Hunter, però insomma, Druido Exotic Moonseller. Lo spirito dell'Alleycat e della Firefly mischiati in una carta come un buff. Tecnicamente è un mana 1-1, evoca un 1-1 Tabby Cat on board e ne aggiungene uno alla tua mano. Esatto. Se soltanto il paladino avesse questa carta. Token Druid la considera perché è molto buona per il deck. E dovrebbe anche inserirsi nella maggior parte degli aggro hunter. Ok? Può essere combinata eventualmente con un knife juggler in una lista hunter particolarmente aggressiva. Non può essere castata se non hai minion sulla board. Carta incredibile, 5 stelle su 5. Dovrebbe inserirsi in qualche lista face hunter come tempo card. Giochi Battle Mage a turno 1, poi giochi questa carta a turno 2. Assieme al cab che ti viene dato, hai un 3-3-2-1-1 a turno 2. Quest'hunter può anche utilizzarla perché gli piace il summon. Il cab è una bestia, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao, Otram. Un 30 aggro druid potrebbe essere interessante, anche qualche card draw decente, sì. Quando ho avuto letto Infestation mi sono arrivati gli incubi dei vecchi tempi. L'artwork del cab è molto carino, sì, è figo. È una carta molto, molto bella, non c'è molto da aggiungere, penso. Non c'è molto altro da aggiungere, cioè è semplice da analizzare. Fa tanto valore, costa un mana, è estremamente competitiva, forse preferisce essere giocata in un token druid. In questo momento token druid è giocato principalmente spell. In Highlander Hunter non penso che verrà inserita. Può essere giocata eventualmente in Quest Hunter. Migliora il Quest Hunter perché il cab viene summonato. Te ne da aggiungere un altro in mano, 1-1, procca la quest più velocemente. È una carta che ti permette di prendere iniziativa su board inizio partita se si ha un mana drop disponibile. È una bella carta, l'Adorable Infestation, una gran bella carta. Tanto valore. Prossima carta che andiamo a vedere è... Ah, il Gift of Luminance. Il late game è interessante per la Moonseller, sì. Io quando ho letto il nome ho pensato all'ultimo senso in effetto Tiny, tipo pesca una carta e evoca 1-1 e ti fa 1 d'armatura, no. Gift of Luminance, la nuova carta, B-classe, Paladino Priest, 3 mana, dai un minion Divine Shield e poi summon una copia 1-1. È una carta interessante, il Gift of Luminance, ha diversi bersagli su cui può essere giocata. In realtà il fatto che questa carta si gioca solo in Priest, in realtà il fatto che dia Divine Shield non è il massimo per noi perché la copia 1-1 si presuppone il fatto che sia un minion con Detrattle. In combo con la leggendaria 6-8 di prima, però è una Fanta Belivata. Non ho ancora parlato di Secret Passage, ne parliamo dopo. Il Paladin non ha Detrattle, il prete non so quanto ne abbia bisogno. Io, raga, ho una combo in mente. Io ho una combo in mente per questa carta. Non so come andrà, però la mia combo è questo. Lo dicevo già ieri. Flash Giant a 0 mana. Grave Rune. Quando questo minion muore, evoca ne due copie. E Dulcis in fundo, la spell che abbiamo appena visto. Gift of Luminance. Quindi ti ritrovi con un 8-8 che quando muore evoca 2-8-8 e ti ritrovi con un 1-1 Divine Shield che quando muore evoca 2-8-8. Non è il massimo, forse preferiamo giocare il minion 2 mana 2-2 che copia il cioè che viene, che prende il Detrattle di un altro minion, 2 mana 2-2 che prende il Detrattle di un altro minion. Gift of Luminance. Gift of Luminance per Priest e Paladino. In Paladino su cosa cazzo vuole essere giocato? Ah, ho capito, raga. Ho capito. No, Flash Giant è il nuovo Molten Giant. Raga, il Gift of Luminance vuole essere giocata così. Il Gift of Luminance vuole essere giocato in Paladino sopra un minion che ha sopra i Libram. Sì, esatto.
Perché anche se è un 1-1 con Divine Shield, i Libram che ha sopra sono comunque attivi. Quindi quando poi quell'1-1 muore ti riprendi in mano i Libram. E quindi riesci ad avere molti più Libram all'interno della partita. Penso. Esattamente, dice Gabri Hope. Secondo me è sempre forte in pala. Se lo giochi in control pala puoi sdoppiare la Prime. Ah sì, sdoppi la Prime, godi. E poi Lady Liadrin te la ridà. In agro Murloc, dare Divine Shield a traddare, magari sdoppiare un Murloc, che buono, non è male. Senza la chierica, il problema è se che la rimane con le spelle pescare è un problema. Best giocata, rimane la sinergia con i Libram e rompe il gioco. Figa, ti sdoppi i Libram, è una carta molto pericolosa. È vero, ti devi ridare la Lady. In che senso te li ridà la Lady? Sul War Leader ti tocchi. Sì, ma non penso che sta carta la si voglia inserire in Murloc Paladin, raga, ve lo dico. Non vuole essere giocata in Murloc Paladin. Murloc Paladin gioca già la Rod a 3 mana, l'arma che ti dà il Murloc, gioca al War Leader, gioca al Cold Light Seer, non c'è spazio per giocare Gift of Luminance, quindi dimenticatevi Murloc Paladin. In Priest, in un Resurrect Priest, Gift of Luminance può essere giocata con bersaglio. E il bersaglio può essere il Convincing Infiltrator. Hai un 1-1 Taunt, The Trattle, distruggi un minion avversario. Ok. Altri utilizzi. Sul Libram ti filli mano e bruci. Non so quanto sia utile. Anche questo è vero. Ma possono essere situazioni in cui non è così. Andiamo a vedere qualche commento su sta carta. A meno che non vengano dati dei minion con The Trattle molto forti, non ha senso giocarla. Può sdoppiare il Prime del Paladino, ok? Può sdoppiare anche il Prime del Priest, ok? Il Divine Shield è anti-The Trattle. È un auto-add in Libram Paladin. Scrive uno. Si può dare fino a 8 Libram of Wisdom. In questo caso puoi giocare la tua Hero Power e devi giocare a evocare un 9-9 ogni turno. Quindi immagina la situazione: a turno 9 hai Air Ride e 8 Libram. Metti tutti i 4 token sul tavolo. L'avversario gioca Dragon Queen Alexstrasza e 2 Free Dragons. On your turn, you buff out your first token. Take out Alexstrasza. Quindi giochi 8 Libram sull'1-1, rimuovi Alexstrasza, 8 Libram sull'altro minion, rimuovi un altro, eccetera, avanti così. Crea la winning condition di Liadrin senza doverla giocare. Duplicare i Libram può essere pericoloso. È una carta migliore di Vivid Nightmare. Tempo o Zupriest possono effettivamente avere potenziale in questo momento grazie a Yeezy Alpha per il follow. Puoi giocarlo sul Kartuth Defender. Un 1-1 Taunt Reborn che ti cura. 4 stelle sembra solita, dice il tipo. Guarda, in Priest può essere giocata sulla 3 mana 2-2 che dà più 2 alla fine del turno a un minion. No. Così la prendi, la sdoppi, gli metti sopra Divine Shield a entrambi e l'oppo piange. Ok? Grazie anche a Grava Giorgia Bot. Oggi, raga, in ladder vi giocherò dopo la review un Highlander Paladin. Questo più Cabalacolite e Ruby 2 Minion. Cosa si può aggiungere sul Gift of Luminance? Vuole essere giocato su qualche Minion con The Trattle? Andiamo a vedere qualche altro dettaglio. Ah, Archmage Bargoth. Cazzo, con Archmage Bargoth è fuori di sé. Se la giochi in Resurrect Priest e fai a 4 mana Bargoth più questa. Vabbè. Vabbè, raga. Con Archmage Bargoth.
Solo Rex to Red questa. Prime Priest Love This. Combinata con il Cabal Acolyte puoi rubare due minion. Abbiamo bisogno di Detractor Forti per Priest. Combo con Convincing Infiltrator. Con il Cetric Vileweaver, 2 mana 2-3 epica per Priest. Dopo che giochi una spell su un minion, aggiungi una spell alla tua mano. Cazzo, diventa un 2 mana 2-3 Divine Shield ed evochi la copia 1-1 Divine Shield e comincia a fare un valore infinito. Grazie a Bleada. Ciao, vi come stai, bro? Sto benone, grazie per i 3 mesi. Bentornato, stiamo facendo la terza review. Tutti scrivono con Convincing Infiltrator. Cazzo, però Gift of Luminance anche in Priest trova suo utilizzo. Protegge col Divine Shield. Grazie anche a Matteo, quello caruccio per il follow. Altri utilizzi, raga? Costa comunque a 3 mana, eh? Puoi giocarlo con la nuova leggendaria, con il Disciplinarian Gundling. 4 mana 3-6, giochi il Gift of Luminance, ne evochi una copia 1-1 con Divine Shield, giochi un minion, lo distruggi ed evochi 2-4-4. Forse, eh? Ah, c'è anche la leggendaria del paladino 3 mana 3-3 Detractor, dai più 3 a un drago che hai in mano su cui puoi giocarla. Incazzata. Libram of Wisdom. Tanti utilizzi. Veramente tanti utilizzi. Una carta molto versatile su cui si proverà a deck buildare Gift of Luminance. Questa carta è molto versatile e fa tante cose, scrive il califfo. Sì, figo. Bella, più la vedo, più mi piace. È arrivato il momento del tempo priest. Così sembra. Così sembra. Per il Gift of Luminas penso che sia tutto. Andiamo a vedere un'altra carta. Ne mancano pochissime oramai. Mage Hunter, non l'avevo ancora recensita. 3 mana, 2-3, Rush, quando questo attacca un minion silenzialo, quindi questo minion per Demon Hunter raro entra sotto EV, a Rush, quindi sta quasi ad EV positiva di poco, attacca, quando attacca prima silenzia e poi fa il danno, quindi eventualmente sul suo bersaglio preferito che è Van Cleef, se l'avversario gioca un Van Cleef 10-10, tu giochi il Mage Hunter, lo attacchi, lo trasformi in un 2-2, glielo rimuovi e ti rimane giù il Mage Hunter 2-1, ok? Non è una carta particolarmente flashy, non ci costruisci intorno un deck, e l'ammazza Prime. Qui non è un gufo un po' meno forte, anche secondo me. È un ammazza Prime, tutto qua, non vedo altri utilizzi. Ammazza i Prime. E se l'avversario a turno 2 ti gioca un Prime, tu prendi, fai turno 3 Mage Hunter, glielo tradi, glielo rimuovi, se è un 3-2 non sei neanche contento perché gli c'è d'iniziativa, però almeno gli lasci il token nel deck e va bene così. Altre cose, non so, un'altra meccanica di Silence per Demon Hunter. Sapete cosa del Mage Hunter, raga? Allora, il Mage Hunter sarebbe stato forte se fosse stato un 3 mana 3-4. Se questa carta fosse stata 3 mana 3-4, saremmo qua a dire: minchia, però Demon Hunter gli riceve sempre delle carte sgraved. Quanto cazzo è forte il Mage Hunter? 3 mana 3-4 Rush che silenzia, un'ira di Dio. Però 3 mana 2-3, deboluccio, come dice Riddick. Non lo so, Tombs, questo equipaggio come va? Sembrano leggerini. Leggerini, siamo leggerini. Demon Hunter ha già la spella 1 che lo fa anche pescare. Forte contro Priest per annullare qualche palo con Grave Runes affini, sì. Serve come tech card contro Priest nel caso in cui Priest entri in meta prepotentemente, ci attacchi tipo il Convincing Infiltrator, ci attacchi il nuovo Taunt 2-6. I Rush non possono avere stats forti, è vero, Flix. È vero.
Io non sono particolarmente gasato dal Mage Hunter, non capisco perché la gente si è eccitata molto sul Mage Hunter, ma io non sono particolarmente gasato per il Mage Hunter. E poi possiamo andare sull'ultima carta, Mage Hunter non c'è altro da dire, possiamo fermarci un attimo a parlare di questa carta che, insomma, ieri ha triggerato parecchio uno streamer che si chiama Simone Viking, tanti di voi lo conoscono, Simo si è incazzato parecchio per il Secret Passage epica. Per Rogue a un mana, sostituisci la tua mano con 5 carte del tuo deck e poi swappale alla fine del turno. Alla fine del turno le swappi, non all'inizio del turno, alla fine del turno swappi. Ok? E sono cazzi. Un mana pesca 5. Sul Secret Passage, cosa da dire su Secret Passage? Allora, pensiamo un po' ai suoi utilizzi. La carta è forte. Io oggi addirittura avevo letto uno che aveva detto, che qualcuno ha detto, ah, però le 5 carte che tu peschi le bruci. Cioè, spendi un mana, prendi 5 carte, ne giochi 3, 2 vengono bruciate e poi ti ritorna in mano, ti ritorna la tua mano, ok? Perché nello swap back, io dovrei vedere un video dell'utilizzo di sta carta. Perché non è che noi diamo per scontato che lo swap back indichi che le 5 carte che ne abbiamo ottenute le rimettiamo nel deck. E ci riprendiamo la mano su. Non vengono bruciate, se le rimette nel mazzo. Questo è quello che pensano tutti. E sono d'accordo anch'io, Caronte. Però in realtà c'è scritto swap back. Replace your hand with 5 cards from your deck. Swap back next turn. Cioè, lo swap back è un po' generico. Cioè, sembra che ti dica, la tua mano te la riprendi, ma ste carte che tu non hai giocato ritornano nel deck, sicuro al 100%? Perché c'è anche la possibilità che le carte che tu non giochi vengano bruciate. Però diciamo che l'opinione della gente al 90% che ho letto nei commenti è che le 5 carte, quando tu le prendi, se non le giochi qualcuno, ti torna nel deck. Allora, perché questa carta è così forte? Replace, non lo so se brucia la mano. No, non ti brucia la tua mano. Sì, ritorno, c'è scritto swap back. Se le bruciasse sarebbe scritta malissimo. Però sarebbe più bilanciata. Sbaglio? Se fosse un mana, prendi 5 carte del tuo deck, ne giochi 2, 3 le buci e poi ti ritorna la tua mano che avevi prima, sarebbe magari bilanciata, no? Invece così ovviamente non è bilanciata. Swap dovrebbe tornare perché l'altra keyword è replace. Ok. Viking è impazzito ieri per questa carta, lo so. Raga, a un mana, cioè tu, allora, per me lo scenario in cui questa carta brilla maggiormente è quando hai 10 mana, cioè tu hai 10 mana, hai 3 carte in mano, giochi una carta a 2 mana, giochi Secret Passage, dai via la tua mano, prendi altre 5 carte del tuo deck, ne giochi 3, le due che avanzano vengono rimesse nel deck e ti riprendi la tua mano. Simone ieri diceva: questa è la carta più forte stampata in Hearthstone di gran lunga. In realtà non ha assolutamente tutti i torti, a incazzarsi, Simo. Perché spendi un mana e peschi 5 carte. Non fai 5 carte pescate di valore, però ti dà l'opportunità di giocare 5 carte. Ed è importante questo. Però lo Secret Passage non lo giochi in early game, perché in early game non lo giochi, penso. Fino a turno 4 tu non lo giochi. Non penso che tu a turno 2 fai Secret Passage. Non penso che a turno 3 fai Secret Passage. Quindi già l'early game è una carta che non contempli. In mid stage puoi pensare di avere 7 mana. No, 6 mana. Mid stage è da 4 mana a 6 mana. Magari hai 6 mana, giochi Secret Passage. Ti prendi 5 carte extra perché non hai un cazzo da giocare. Ammorbidisci la curva. Prendi una carta importante che vuoi utilizzare per portare avanti la strategia del tuo deck, ok, forte. In late stage è ovviamente devastante la carta, perché più mana hai, più questa carta brilla. Puoi tranquillamente prendere e dire, ok, ho 10 mana,
spendo un mana. Raga, questa carta perché è così forte? Perché tu a 10 mana puoi prendere e fare così. Spendo un mana, vado a 9. La mia mano sono 7 carte e non ne gioco neanche una. Prendo 5 carte al mio deck, ho 9 mana, ne gioco 4 su 5. Praticamente ho fatto un turno in cui io gioco 4 carte, ma il mio hand size non cambia. E questo è il motivo per cui questa carta è completamente sgraded. Non neanche così tanto per esigenze di combo. Proprio per il fatto che, cioè, il fatto che ti permette di giocare tante carte senza andare a modificare la tua hand size, capite? È più forte di Divine Favor. È più forte di qualsiasi carta che pesca in Hearthstone. Raga, un mana pesca 5 carte. Però, vi ripeto, io non ho la certezza al 100% che le 5 carte che tu prendi in mano, se non le giochi, non vengano bruciate. Perché lo swap back intende riprendi la tua mano, swap back, fammi vedere swap back, la traduzione. Swap back, traduzione. Scambia indietro la tua mano, scambia indietro la tua mano, scambia la tua mano con le carte che ti sono avanzate. Scambi la tua mano con le carte che sono avanzate e Secret Passage verrà nerfata a 2 mana nell'arco di una settimana. Cioè, penso, raga, penso, nell'arco di una settimana, 10 giorni. È difficile come gioco, Vic, dici Hearthstone? No, è molto semplice imparare, è difficile giocare bene. Non vengono bruciate. Va bene, raga, non vengono bruciate. Lo so che non vengono bruciate. Io ho semplicemente una mia speranza che vengano bruciate per rendere la carta fair, hai capito? A 2 mana questa carta verrebbe giocata? Sì. Questa carta verrebbe giocata anche a 2 mana. A 3 mana verrebbe giocata? Non penso. A 3 mana non penso che verrebbe giocata. No, no, a 3 mana non penso. No, no. A 3 mana l'utilizzo sarebbe limitato a un deck a curva bassa molto aggressivo. A 1 mana questa carta può anche portare a resuscitare un eventuale Miracle Rogue, perché tu fai Gadgetzan, Secret Passage, fai Gadgetzan, Preparation, Secret Passage, Backstab, Preparation, Secret Passage, perché l'hai pescato dal Gadgetzan, e vai avanti così. Questa carta, Secret Passage, vuole essere giocata con... Vuole essere giocata con il Quest in Adventurer. Però Galakrond Rogue è una carta che comunque viene giocata da T7 in avanti. In Galakrond Rogue tu vuoi giocare Secret Passage sempre. Cioè, tu sei sicuro che il Secret Passage in Galakrond Rogue lo vuoi giocare sempre. Perché ti permette di trovare il Galakrond. Non lo so. Vediamo un attimo. Cioè, allora, in un aggro Stealth Rogue, Secret Passage lo giochi 2x sempre. Siamo d'accordo. Ok? Siamo d'accordo. Giocarla in Galakrond Rogue la giochi in monocopia. È forte, raga. Rimane comunque forte anche in Galakrond Rogue. La carta è fortissima. Cioè, spendi un mana, pesco 5 carte, le gioco e non modifico la mia hand size. È un'ira di Dio. Però io questa carta la vedo principalmente come refill hand. Come benzina, cioè è una carta disegnata in modo povero per Rogue per permettere a un aggro Stealth Rogue di avere benzina andando avanti nella partita. Perché, raga, io ve lo dico, sta carta in aggro Stealth Rogue è devastante. Cioè, è proprio fortissima. La giochi a turno 7, a turno 8. Non lo so, quando sei lì che non hai troppe carte in mano, che hai giocato già al saggio. Mica spendi un mana, prendi 5 carte, le slammi giù. Sono minion che comunque non costano troppo. Finisce il turno, ti riprendi la mano che avevi prima, che magari avevi 4 carte, sei bello contento così, cioè. A me come meccanica ricorda molto, cioè come ingiustizia mi ricorda molto il Divine Favor. Secondo me va in qualsiasi rogue esistente, è troppo forte. Dice Caronte. Ti ripeto,
In early stage sta carta non brilla eccessivamente. Sono d'accordo che in late stage è fortissima, però in early e mid stage non è proprio. Non è che a turno 4 wow, gioco Secret Passage, eh. O a turno 5 wow, gioco Secret Passage, sono contento. Poi, se stai giocando un deck a curva bassa, che è uno Stealth Rogue che si ferma a 5, magari la giochi a turno 5 Secret Passage. Esatto, poi immagina, finalmente dopo 8 turni di aggressione, Rogue non ha carte in mano, top deck a questa, viene giù il mondo. Ovvio. Ovvio. Secondo me è sempre utile averla, dice Lopi. Questa serve se vuoi pescare Galakrond e Mino Grossi a zero. E dopo aver preso il tesoro che pesca 3 carte a zero. Dai Gala in mano, roba che vuoi pescare a zero, grossa, fai questa. Leggendaria che mette tutti in ordine. Di costo dall'alto al basso è GG. Sì, ma quello è un altro discorso, perché Secret Passage non dice pesca, dice sostituisci la tua mano con 5 carte del tuo deck. Non dice sostituisci la tua mano con le prime 5 carte del tuo deck, ti dice sostituisci la tua mano con 5 carte a caso del tuo deck. Leggi il mio paragone con scatto. Rimangono o meno, paragona questa a scatto, il 7 mana turno morto per fai più 4, ma un mana di 7 rimane 6 mana enorme indipendente dal rimane o meno. Sono assolutamente d'accordo che è enorme la carta, che è molto forte. Simone non è un fesso, non è che raga, siamo d'accordo, questa carta per me è molto forte, per Thunder è molto forte, sicuramente per Turn è molto forte, per Viking è molto forte, per Poli 2 stelle su 5. Simone ieri si è incazzato per sta cosa. Polilocco, cazzo dici, Bruces? Si è bevuto il pippero di Santo Luciano, però. T'ha fatto fare da ieri, ha fatto la clip Simone. Ha detto a Simone, Simo ha detto ieri di clipparlo mentre infamava il povero Poli. Io non ti infamo, Poli, però cazzo, anche te. Non è nemmeno da sottovalutare quel next turn perché impedisce all'avversario di interagire con la tua mano originale. Vero? Vero, Caronte? Il Secret Passage. Il Secret Passage è molto forte. Secret Passage. La gente grida al nerf. C'è gente che, come Simone ha detto, smette di giocare a Hearthstone. Pochissima gente ha dato un parere negativo sulla carta. Pochissima. Molto broken. In realtà, raga, cioè, nel senso, quelle 5 carte che ti vengono date. Cioè, si presuppone il fatto che tu prendi. Ci si presuppone il fatto che se tu prendi, ok? E hai una mano, cioè questa carta è fortissima comunque, fortissima. Fortissima in late, raga. Vi ripeto, perché protegge la tua hand size. È questo che fa. Protegge la tua hand size e ti va a funzionare come digging nel tuo deck. Cioè tu sei lì, hai 10 mana, sei senza Galakrond in mano, sei senza Kronks in mano. Sei in una situazione un po' di merda, magari sei un Galakrond Rogue, dici vabbè, c'ho 8 mana, 9 mana, 10 mana, quello che è. Ok, la gioco, prendo 5 carte dal deck, ah, trovo il Galakrond, perfetto, la gioco, vaffanculo. Adesso vi è dato dire che poi non capisce nulla. No, non è che è vietato dire che poi non capisce nulla. Basta che non si dica che poi non capisce un cazzo. Se prendi tesoro del drago e rinvieni un minion leggendario, che poi questa ti resta in mano. Se prendi il tesoro del drago e rinvieni un minion, che carta rotta. Ma sì, è una carta molto forte. Ieri comunque Simo, io non sono stato d'accordo con Simo su di lui. Mi spiace. Dov'è? Poi torniamo, su Secret Passage. Dov'è? Dov'è Dio? Per me ieri ha preso. Per me Simone ieri ha preso un granchio su Lord Keeper, te lo dico. Perché questa carta devi immaginare un deck Tier 1, che è il Galakrond Rogue. Devi immaginare questa carta in Galakrond Rogue. Allora, Simo, io ti invito a pensare a uno scenario di questo tipo. E non è uno scenario impossibile, Simone, perché giochi a Hearthstone. Fai Togwaggle, ti prendi la spell a 3 mana. Fai prima Lord Keeper Polket a 4 mana. Poi con i 3 mana che avanzano, giochi la spell a 3 mana, la wand, peschi Galakrond a 0 mana, Kronks a 0 mana e cazzo che vuoi te a 0 mana e vinci la partita. Hai capito? Poi
che quando l'avversario ti inserisce una carta nel deck o quando giochi il Prime viene reshuffolato il deck e ti rompe la strategia e quindi eventualmente dei deck combo vanno a soffrire, eccetera, eccetera, eccetera. Sono d'accordo, eh. Può essere così. Però ti voglio far vedere un altro, voglio farvi immaginare un altro scenario, raga. Lore Keeper Polkate, perché è forte? Perché è un tutore? Questa è forte, perché è un tutore? Perché questa carta io in Highlander Mage la metto. Perché in Highlander Mage io è troppo importante per me pescare quel cazzo di Rino. Allora, se io posso fare Lore Keeper Polkate e Arcane Intellect e pescarmi Rino più Puzzle Box of Yogg-Saron. L'avversario mi mescola al mazzo perché mi mette dentro una bomba. Sti cazzi, tante grazie, sono anche più contento, guarda. Cioè, è un tutore. Cioè, la forza del Lore Keeper Polkate non è il fatto che ti mette pezzo A, B, C, D in ordine, tu li peschi e vinci la partita perché fai la combo. Quello che rende forte il Lore Keeper Polkate, secondo me, è perché ti funziona da tutore per una carta da alto costo nel deck. Allora, uno mi può venire a dire: sì, però il druido non è che abbia giocato il Watermelon all'infinito. 4 mana, pesca una carta da 10 mana, 8 ma 9 mana, 8 mana, 7 mana. Cioè, ok, però comunque un po' il Watermelon è stato giocato. E il Watermelon era un 4 mana, pesca le carte, non sviluppi board. Quello che rende pericoloso il Lore Keeper Polkate, è il fatto che comunque è un minion che entra in EV positiva su board. Cioè, un 4 mana, 4-5. E questo in Rogue per me è il santo padre degli dèi che sta in cielo e sono cazzi tuoi. E Suki, e sono cazzi tuoi. Grazie a Wikido per gli 8 mesi. Questa è una bestia di Satana in Rogue. Cioè, già Rogue Galakrond è fortissimo. Mettici dentro il Lore Keeper Polkate che ti permette di andarti ad avere secondo tutore oltre al Kronxi per pescarti il cazzo di Galakrond. Cioè, che comunque dici, vabbè, non mi riordini il deck. Prossimo turno pesco Galakrond. Non solo pesco Galakrond, lo gioco. Quando lo gioco, pesco Kronx come prima carta a un mana. E poi pesco le altre carte dall'alto costo. Cioè, mi metti. Cioè, ho un deck che pesca le carte con la Wand del Togwaggle e il Galakrond. E pesca le carte mandandole, cioè pesca le carte diminuendone il costo a 0 a 1 e ho un minion 4 mana 4-5 che me le ordina dal più costosa al meno costosa. E me coglioni, cazzo, è un setup della Madonna in un deck che già a questo momento è tier 1. Questa carta è forte, è molto forte. Poi che non venga giocata in tutti i deck, ma per carità, cioè non va benissimo. Però anche il Lore Keeper Polkate non è che, cioè, Lore Keeper Polkate può essere anche eventualmente contemplato in Demon Hunter. Perché tu a 10 mana puoi aspettare, giocare un Demon Hunter Highlander o più controlloso, sai il cazzo come, Big Demon Hunter, quello che vuoi te, e fai 4 mana Lore Keeper Polkate, School of Gul'dan in Outcast. E la gente comunque si sgomma nelle mutande perché il turno dopo vai a fare una power play della Madonna. Solo che viene scantonato al Key Blaster. Il Key Blaster. Chi è il Key Blaster? Ah, il Key Blaster. Sì, ma ho capito, ma il Key Blaster è un meme, bro. Non... Il Key Blaster è un meme. Il cazzo è... Ah, countero con il Key Blaster, dai. Il Key Master Alabaster. Il Key Master Alabaster non fa un cazzo. Far... Cioè... Key Blaster più glide per i meme. Non ci sono buoni modi per forzare la pescata al tuo avversario in standard, bro. Non c'è Cold Light Oracle. Pensa se l'avversario gioca plot twist. Pensa se viene giocato il plot twist quando c'hai giù il Keymaster. Lei ti ha dato 3 al Keymaster. Ma anche meno di 3. Te lo dico, anche meno di 3. Ah, poi il Lore Keeper Polkate, raga, viene giocato con Tentacolicchie, 5 mana, 6-5, tu e il tuo avversario pescate una carta e swappate il costo. E già lì mi sto toccando il cazzo, perché comunque a me piace come giocate, lo sento storia. Io pesco sai il cazzo cosa, Kalegos, e tu peschi Backstab, peschi 4 mana drop, 3 mana drop, cioè prendo, cioè con Tentacolicchie, questa carta comunque distrugge una carta all'avversario. Perché se tu fai 4 mana e metto in ordine in Highlander e io gioco Tentacolicchios, che già l'ho giocato un botto di volte in Highlander Mage, e mi pesco il mio Kalegos o il mio Rino, la tua carta, cioè, comunque è morta perché va a 10 mana. Io voglio vederti giocare Blizzard a 10 mana.
Gioca Blizzard per 10 mana. Gioca, che cazzo ne so io, Twin Slice per 10 mana. Non solo, è la giocata che spacca... Quella è la Tentacle Equios, è la giocata che spacca gli Outcast. Perché quando tu prendi e giochi Tentacolino, che swappa il costo della carta in top deck contro Demon Hunter, quello prende e piange. Io sai quante volte ho giocato Kalegos a 1 mana, o Kalegos a 0 mana, o Rino a 0 mana, o 1 mana, quando giocavo contro Demon Hunter con il mio Islander Mage con Tentacolicchio. Non solo, l'Orkeeper Polket può anche prendere, se utilizzato con la 6 mana 5-5, Battlecry, pesca una carta, entrambi pescate una carta, se, no, non entrambi, pesca una carta, se un drago summonalo, può swappare il top deck con l'altro minion, cioè ci sono degli utilizzi che possono essere fatti con il l'Orkeeper Polket. Poi, da qua, raga, poi da qua a dire, ok, la carta più forte del mondo viene giocata in tutti i deck, no, però Simo, cioè io te lo dico, nel senso, da qua invece a dire che è una carta di merda, che è uno Yeti, calma un attimo, cioè nel senso, pensiamoci un attimo, no raga, perché ci sono delle carte importanti che possono essere giocate insieme a sto minion, ve le faccio vedere, ed è soltanto l'inizio, perché c'è tutto l'anno standard, mo ve le faccio vedere, Tentacolicchio pensaci tu, no raga, Tentacolicchio è un'ira di Dio, io ve lo dico. Quella carta quanto cazzo è forte nell'Under Mage. Io l'ho giocata tanto e ci ho spaccato i culi, mi ha fatto vincere un sacco di partite. Un sacco di partite. Perché non è soltanto il fatto che mi discounta a me la carta. Se pesco un 10, 8, 9 mana drop. È il fatto che dà un land in mano all'avversario. No, ma non è che ha detto che è uno Yeti. Comunque ieri si è incazzato Simo di brutto su quella carta. Diceva la gente che gli dà il miracolo. Ha capito, Simo. Porca puttana, però. Cioè, le carte sono queste. Tentacolicchio. Ogni giocatore pesca una carta, swappa nel costo. 5 mana, 6-5, incazzato. E questa. Swap the top card of your deck with your opponents. Va bene, non ci interessa questa, però eventualmente ci avrà degli utilizzi in futuro. E poi c'è questa carta qua, che è un 6 mana drop neutrale. Ed è un inizio, raga, eh. È un inizio. Non è che... È un inizio. Cioè, dov'è che è? Entrambi i giocatori pescano la carta. Se è un drago, evocalo. Evocali. Cioè, se è un drago, evocalo. 6 mana 5-5. Faccio presente che la leggendaria che abbiamo visto prima è un 4 mana. Quindi, prima il tentacolino è un 5 mana, questo è un 6 mana. Quindi li puoi giocare comunque in combo. È una fantacombo, ok? È una fantacombo, quello che vuoi. È un inizio. È un inizio. Resta il fatto che giochi 4 mana 4-5, 6 mana 5-5, Isera 4-12 gratis, se vuoi. Nel senso... Perché hai preparato il deck per giocare quella combo. Non solo. C'è questa carta qua. E andiamo a vedere in profondità, andiamo a girare tutti, cioè il Dark Portal. Allora io posso prendere, giocare il Polkate in Warlock, giocare come carta minion che costa di più Maligos, spendere 4 mana, pesca un minion, se almeno 8 carte in mano costa 5 in meno. Ok, cioè, sbaglio? Cioè, si vedono alcuni utilizzi per la leggendaria 4 mana 4-5 che ti riordina il deck. Qualche utilizzo c'è. Ah, draw a minion, hai ragione, non tutora dal top deck. Niente, ho detto una cazzata. Non tutora dal top deck, è vero. Non serve un cazzo. Come non detto. Non ci sono così, non... si toglie quello. Vi ripeto, per me quella carta, cioè, andiamo a vedere il rogue. Raga, cioè, il rogue c'è questo, cioè. Il rogue c'è questo, cioè. Metti caso, cioè, il rogue non sarà impossibile che ti fa turno 6 Togwaggle, turno 7 Polkate, Wanda 3 mana, pesca Galakrona 0. Cioè, nel senso, cazzo gioca al... Quanto è forte Galakrond Rogue. Cioè Galakrond, Kronx e Flick. Flick pesca, sempre. Galakrond, Kronx e Flick. Flick rimuove, Kronx buffa o evoca l'8-8, Galakrond ti mette sull'arma, cioè. In Highlander, se fai la combo barone più quel minion lì, fai Galakrond, Siamat, Dragon Queen, Alexstrasza,
Non lo so, cioè, Galakrond, Kronks, Flick, sempre loro tre, Galakrond, Kronks e Flick, se fai la combo con Barone più la leggendaria. Poi non ci sono un'infinità di utilizzi, ok. Non ci sono un'infinità di utilizzi in questo momento per il Lord Keeper Polkate, però io ve lo dico, sta carta qua inciterà la gente a fare deck building. Di brutto, di brutto, cioè nel senso questa carta porterà la gente a fare deck building a manetta, cioè, a manetta, a manetta. Poi è ovvio che non la giochi in aggro, sa il cazzo, cioè. Ma guarda che sta carta qua, io ve lo dico qua, ma sta carta qua, non me ne frega che è una cazzata, magari dico una cazzata, ma sta carta qua tu la puoi giocare anche in Zulok perché a curva alta ha il Vectus, che è sta carta, ok? Tu prendi e giochi il Lord Keeper in Zulok perché giochi Vectus. Perché giochi Vectus e perché giochi uno Zulok con il Galakrond. E vaffanculo, visto che giochi le uova e giochi il Vectus e giochi un altro minion con Detractol, dici, sai che c'è? Gioco in Zulok, gioco un 4 mana 4-5, non è una tempo loss. Gioco Vectus tap, no, gioco il Polkate tap. Ho giocato un 4 mana 4-5, ho tappato, ho pescato il mio Vectus, sono contento e sono contento così perché voglio il Vectus subito da giocare in Zulok perché è una carta di Dio e mi sono rotto il cazzo. Cioè, puoi buildarci tanto intorno, ci puoi buildare tanto intorno. E io continuerò a parlare di sta carta ogni volta che usciranno carte, continuerò a parlare del Polkate. Io sono un believer. Io sono abbastanza un believer del sono abbastanza un believer del Polkate. Abbastanza un believer. Carte con un effetto così forte sono pericolose. Poi, va bene, va benissimo. Se ti mettono una carta nel deck, se tu metti una carta nel tuo deck, il deck viene reshuffolato. Questo è dimostrato, è accurato, può essere counterato. Va benissimo, tutto quello che vuoi, ok? Però, cioè, grazie a Wikido per gli 8 mesi. Però, cioè, calma, raga. È più forte il Secret Passage di Polkate? Sì, è più forte il Secret Passage di Polkate. Però Secret Passage, grazie a Dio, non è neutrale. Cioè, non può essere neutrale. Cazzo, entrano le zanzare. Fatemi chiudere la finestra. Non può essere neutrale, però. Sì, ma raga, ma Secret Passage è una carta sbagliata. Dai, di che stiamo parlando? Cioè, adesso, raga, se è veramente così. Cioè, se il Secret Passage è così. Se Secret Passage è così, che scusate che ho l'occhio rosso ma sono grattato. Se Secret Passage è così, che ha un mana, la tua mano la metti da parte, prendi 5 carte e poi ti ritorni in mano, non c'ha malus. Questa carta di classe per il rogue è una carta fortissima, siamo d'accordo. Poi la forza di una carta, bene o male, non è sempre in relazione al deck in cui viene giocato, quindi. Divine Favor, non la giocavi in control deck. Era rotto Divine Favor in aggro Paladin. Megoglioni, certo che era rotto in aggro Paladin. Certo che era oppressivo in aggro Paladin. In qualsiasi lista aggressiva di Paladino, Divine Favor, in qualsiasi lista che scaricava mano. Ovvio che Divine Favor era stra-oppressivo. E questo è il motivo per cui è andato in Hall of Fame. Secret Passage è oppressivo. Ovvio che è oppressivo in un deck aggro che prende e dice, sai che c'è. Gioco comunque una curva bassa. Gioco uno stealth. Merda, la devo prendere. Gioco uno stealth rogue e mi refillo mano. E adesso, ah, non ho carte in mano. Secret Passage, 5 carte. Carta, 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 carta. Eviscerate facce, ti batto. Ha detto che meglio Emmet di Polket. No, si sbaglia. Si sbaglia, è triggerato dalla carta. Secondo me Simone ieri era incazzato per il Polkate perché gli dà fastidio che in Airsoft ci sia una carta così. Io sono d'accordo con lui. Raga, io ve lo dico, il Polkate è una carta estremamente pericolosa. Estremamente pericolosa. Il Polkate è una carta estremamente pericolosa. Può whiffare? Sì. Cioè, nel senso, può bucare? Sì. Può non venire giocata? Sì. Potrebbe anche che... Oh, tutti abbiamo preso un granchio enorme su Maiev. La scorsa espansione, ah, Maiev di qua, Maiev di là, quanto è forte, però Maiev è out including in qualsiasi Highlander deck, come minimo, Maiev si gioca anche in aggro perché toglie il taunt, è troppo forte, Maiev non viene giocata, perché? Perché il minion non lo rimuove, lo lascia lì, dopo 2 turni torna su e se gli dici porca puttana, non mi è servito un cazzo. Quindi, cioè, i granchi si prendono, come può essere anche...
Come anche questa carta può whiffare, eh. Anche questa carta qua può whiffare. Per whiffare intendo che buca, cioè che sembra forte, forte, forte. Sembra forte, forte, forte. Che bella sfera, che bella sfera, che bella sfera. Poi esce l'espansione. C'è Agro Stealth Rogue. C'è Glide Agro. Cioè, se ci ritroviamo post espansione con un meta. Hai capito? Ci troviamo post espansione con un meta. Agro Stealth Rogue con Secret Passage e tempo agro di Monhunter con Glide. Tu la sfera della sapienza te la metti qua. Non soltanto la sfera della sapienza, anche il Polket prendi e te lo metti qua. Capite, raga? Dipende come si sviluppa il meta post espansione. Perché qua con il Secret Passage ci sono delle cattive notizie. Secret Passage sono cattive notizie, ve lo dico. È una brutta bestia sta carta qua. In un meta value control il Polket rischia di essere vince chi la gioca per primo. Ovvio che rischia di essere vince chi la gioca per primo. Però state attenti perché post rilascio di un'espansione principalmente la gente build agro. E la scorsa espansione, la scorsa rotazione, abbiamo visto tutti quello che è successo. È venuto fuori il agro tempo agro di Monhunter. Si è iniziato a giocare agro tempo di Monhunter. Hanno nerfato di Monhunter 3 volte, 4 volte. Agro di Monhunter comunque viene giocato lo stesso. Ha nerfato lo School of Gul'dan, Altruist, l'arma, il Twin Slice, il Demone Umana 1-2. Hanno nerfato tutto quel cazzo che potevano. E comunque agro di Monhunter, avete capito? Cioè, bisogna vedere. E non è che prima il Demon Hunter c'era, il Demon Hunter è venuto fuori ex novo. Stealth Rogue agro è forte e magari con il Secret Passage ti spacca il culo. Cosa ne pensi del nuovo Swarm dei Totem? È molto molto forte e secondo me, ve lo dico, Secret Passage... Anche lì, raga, quando esce l'espansione, ripeto, poi chiudo la review. Se quando esce l'espansione si gioca Glide agro tempo di Monhunter, cioè il tempo di Monhunter con il Glide, che ti spacca il culo ai control. Stealth Rogue con Secret Passage. Ho una versione di Rogue abbastanza aggressiva anche con Galakrond con Secret Passage, va bene. E poi si gioca Totem Shaman, ok? Con la spell e il Goliath. E già il Totem Shaman è forte, gli aggiungi pure quelle due carte. E poi si gioca Token Druid, perché c'è la spella umana che ti discover una spella abbassa il costo di 1 e c'è la carta umana che dà +1/+1, ti evoca un 1/1, cioè avete capito? Si gioca Zulok Detra, cioè tu poi dopo la sfera la metti qua, il Polket lo metti qua, cioè tutto in relazione al meta. Il valore di una carta non è mai universale ma sempre in relazione al meta corrente, c'è un cazzo da fare. A parte Secret Passage, perché Secret Passage non gli interessa un cazzo del meta, tu comunque un mana spendi, 5 carte prendi, l'unsize la mantieni e fai valore. Quindi quello è un altro paio di maniche. Cioè, nel senso, te ne sbatti il cazzo del meta. Comunque Secret Passage è Dio. Ho fatto troppo ridere ieri comunque, Simo. Troppo ridere. Questa è la carta più forte stampata in qualsiasi gioco di carte. Perché effettivamente, se ci pensate, risorsa minima per una risorsa, in qualsiasi gioco di carte, per una risorsa minima... Tu peschi, cioè, swappi la tua mano con 5 carte, le giochi le 5 carte, poi ti ritorna la mano di prima e dici, sti cazzi. Grazie a Excalibur per il follow. Il Vectus Face Hunter anche, esatto. E anche il Vectus Face Hunter. Grazie per il follow. Va bene, per questa card review, la terza, qua in dojo, con me Vicious, penso che sia tutto. Abbiamo parlato delle ultime carte rilasciate oggi, abbiamo parlato anche del Secret Passage, continueremo a parlare di Secret Passage anche nelle prossime review, parleremo del Polket anche nelle prossime review perché ci sono delle carte importanti che vanno riprese man mano che le carte vengono rilasciate per dare una collocazione migliore. Spero che vi sia piaciuta questa review, chi l'ha vista in diretta, chi la vede su YouTube. E niente, adesso vado avanti, gioco un po' di ladder, grazie ancora a tutti.